contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Il gesto tecnico del Badolato, nuova copertina calciatori Panini, attenzione. È da solo, guarda, è sempre solo, ragazzi. È incredibile, non lo vogliono marcare. È incredibile. Guarda come non corre. Guarda che cross, però. Ma dai, ma prendila. Prendila, però, porca miseria. Aiuto, si fa 80 km. Che sembra impossibile. Cioè, un keniota, sembro. Cioè, mi sta facendo 800. Ma non sclerare, vieni dietro. Dove vai? Torna dietro. Marco, ma noi ci preoccupiamo di altri. Vai. Fuori gioco. Ma nemmeno in Kenya si fanno 80 km. Dove è andato? Non lo vedo più. Ah, è difeso. Attenzione. Attenzione, gol. Ma che fanno? Vieni qua. Come che fanno? Ha fatto gol. Ma che. È fermo Frenzen. Ma per favore. È fermo Frenzen. Va, ringrazio. Rete propiziata da un erroraccio del portiere. Come ci mostra. Qua. Qua è tanta qualità. Frenzen. Vergognoso, vergognoso questo. Qualità, qualità, tanta qualità. Azione interessante questa, attenzione. Cerca il tocco sul primo palo. È fermo Frenzen. È fermo Frenzen. Grande intervento. No, proprio ora che stavo ero partito. Tre punti non potevano cominciare meglio. L'esordio in una competizione. Che esordio, ragazzi. Però non abbiamo giocato in casa al Roccella Stadium. Quindi non abbiamo i soldi degli incassi, quindi non sarei così diciamo contento. Che i soldi c'erano, ma la partita successiva. Sì, sì, partita successiva, mi raccomando. 14 tiri a 4. Il voto di Andrea, voglio sapere. Aveva fatto 1-1? No, 2-0, come 1-1. Cavolo. È il mio voto. Aspettate, scusa, fermi. Io non stavo, tondo. Non stavo seguendo la live. Tondo, tornate indietro perché ci abbiamo un'immissione. C'abbiamo qualcuno che ha chiesto il trasferimento al Real Fit. Andiamo a vedere in diretta chi è. Vediamo chi è. E nel caso Andrea, dovresti avere dei punti abilità, vatteli a mettere. Allora, come allora, io sto cercando sempre qui... come prima sullo stile ES, vai sulle, come hai fatto prima per le S, e poi vai su attributi e te ne sblocchi alcuni. Ok. Quindi in pratica ma Long, anziché parlare, perché non viene in campo? Giusto, bella domanda. Ora tante vediamo. Tante belle chiacchiere, tante sì, scrive tante cose. Tante alla cose, fine, però. Alla fine, cioè, non si mette in gioco. Allora, mi è arrivata una richiesta di un tale Paolo 2553. Ah, allora, questo è un prezzo, facciamo a votazione. Lo prendiamo o no? Facciamo votare sì. Prima. Cioè, diciamo... ci fa trovare gli Armando per chi capisce. Allora, quindi Lorenzo. Esatto. Lorenzo vota per il sì. Ernesto, il nostro motivatore di Andre, vota per il. Ovvio, no. Diciamo sì, però. Ok, sì, però con riserva. Ok, lo mettiamo in attacco. CC lo mettiamo. CC. Alessandro vota sì. Se vota sì, siamo in maggioranza. Lo accettiamo. Certamente. Allora lo accettiamo. Accettiamo. Io non ho capito quando dovevo mettere i punti. Questi punti abilitati. Dove vuoi? Di sutura in fronte. Allora, io andrei in diversi. Oltre quelli. Dove cavolo allora, devi il mio pro? Devi andare sul mio pro. Poi devi selezionare la schermata attributi. Ok, quella a destra. Ok. Poi seleziona lo stile, no? C'è scritto ES. Dovresti trovare. Trovi? Trovato? Statistiche devo andare forse. No. Allora, a destra. A destra di statistiche. Oh, cliccaci sopra, con la X. Vai. Poi ti apre. Poi? Nome di gioco, dovrebbe esserci scritto ES. Dovresti avere. Sì. Ok. Ok, eccolo qua. Ok. Ok, e cosa c'hai di attributi? Cosa ti hanno... Quanti punti ti hanno dato? Dovresti leggere... Cliccaci sopra, chiaramente. Dovresti vedere il numero dei punti disponibili. In alto a destra. Hai il numero scritto... Ecco, scritto un punto abilità disponibile dovresti avere. Una cosa c'è scritto
forse uno vicino alla figura. Sì. No, no, allora non c'è, destra. C'è scritto in alto a destra. Ah, un punto tipo un quadro, una sorta di esagono. Ok, allora mettilo su un punto. Risico. Però che... No, ma ancora è presto. No, no, dai, torna indietro. No, no. Tiro. È troppo presto. Torna indietro. No, che tiro. Tiro, là, devi piano piano. Prima impariamo a crossarla, poi arriviamo anche lì. Allora, è già così. Veloce, aiuto. Non mi serve la velocità longa. È troppo veloce. È più veloce della luce, quindi tranquilli. Tornate su club. Mi chiamo. Dovremmo avere... Paolo, lo aggiungo al party, direi. Bravo, aggiungi al party. Ah, lo faccio stare a fare io. Vabbè, fallo tu, Alza. Ah, beh. No, no, fai, no, perché stavo impegnato fino a poco fa. Però io ti consiglio, Paolo, di metterti vicino, aiuto. Per dargli supporto. Oh. Dagli aiuto, ecco. Ecco, non volevo dire. La tua è una... Cioè... Però ti aspettiamo anche in campo, Andrea, che sennò è... Sì, arrivo. Gioca per... Vai. Qua. Ecco fatto. Ok. Un cassolale e poi... Giunto Paolo al party. Eccolo. Perfetto. Allora, c'è Paolo vicino. Ok, perfetto. Ecco qua. Vedremo. Possiamo andare, dai. Salve. Salve Paolo. Come va? Ciao Paolo, come va parrucchiera? Perfetto. Benissimo, andiamo Paolo, avanti. Paolo, mi raccomando, cerca di allora, cerca di fare se quello che non freccia... fa Andrea. Okay. Se vedi una freccia vicino a te, sappi che non è Robin Hood, sono io. Vabbè. E soprattutto occhio perché potresti trovartelo proprio addosso a te, senza neanche accorgerti. Poi, se vedi qualcuno che vaga per il campo, sappi che sono io. E richiamalo, cioè digli oh, dove stai andando, perché sennò poi lo troviamo sugli spalti. Perfetto, capito? Vabbè, non ho capito. O nel parcheggio anche. Quindi... Bisogna sfruttare il fatto che non lo marcano, sostanzialmente. Alza la voce e fatti sentire. Prima mi sono fatto 3 chilometri, come... arrivo là praticamente... Ma è come a calcetto, ragazzi, cioè c'è sempre quello... È come calcetto, c'è sempre quello che non viene marcato, perché tanto non è capace, e allora non si vuole marca. E poi è quello più decisivo, perché, capito, è solo la cross e mezzo e gol. Beh, la cross e mezzo. Questa volta ecco. Mettiamo le maglie giuste. Questa volta mi suggeriscono maglie sì, giuste. Allora, quella destra, dai. Andiamo sulla tigrata. Rossa. Dai. Andiamo sulla tigrata. Ma io non l'ho vista cambiare la maglietta. Nemmeno io, e di fatti. Come no? Io sì, è la mia, come no? Ragazzi, c'è la live, no. Che tutti i testimoni qua che ci stanno seguendo. Non ci siamo, ragazzi. Io c'ho la maglietta bianca. Anch'io. È solo il signor Lucone la maglietta. Oh cavolo. Fantastica, come vedete, sulle tribune, con il ragazzi, io vi giuro che ho messo quella. Non è che c'è un tasto per confermare, non è. No, premuto con la X. Ma abbiamo le stesse maglie. Ma non è un problema, tranquilla Andrea, non cambia niente. Guarda, guarda. Non è la maglia che fa differenza. Vai. Guarda, non è la maglia, guarda, hai visto? Porca miseria. Mamma mia, ciao attata. Tranquilli ragazzi. È semplice, dobbiamo stare attenti a quelli bianchi. Guarda anche loro, ah no, loro però ci... Vedi, no, tutto controllo ragazzi. Guarda, non stanno a giocare. A posto, anche questa è vinta, tranquilli. Guardate. È vinta. Vai, rigore. Come rigore? Lorenzo non ci becca stasera, ma neanche, guarda, cioè... È tutto un tiro addosso. Io ho la mira, ma sul portiere, cioè, punto diretto lui ogni volta. A posto, tranquilli che la CPU in difesa ci capisce, noi no, ma la CPU ci capisce, tranquilli. Interrompe bene l'azione, intercettando ecco. Il lancio. A posto. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Ma io non deve stare. C'è aiuto disperato. Guarda aiuto sul secondo palo. E invece la butta dentro. E poi tira. Dai, vado ad abbracciare aiuto. Sì, ma io già per le porte come sono, metà addosso, sembra uno scacchiera. Ci sono metri per andare. Azione no. Chi era? Lo stava marcando.
Ad aiuto che vede il terzino destro. Guardate, muoversi. Guardate. Mamma mia, ma che visione di gioco. Guarda, c'è? Guarda, guarda il taglio in mezzo, guarda il taglio in mezzo. Pallone rigore. Tagliato in mezzo. Eh no, allora lo scappa. Dove vai? Che è sta roba? Guarda che è Cesar Prades, bro. Dai che l'ha voluto, dai. Può crossare. Vai, tondo. No. il tondo già. Sì, tranquillo. Un po' prima, vai. C'è spazio, attenzione. Ma che passa, che c'è l'aiuto qua dall'altra faccia che stava... No, è impossibile, Long, non posso aver portato l'uomo su Andrea, non possono marcarlo, è impossibile. È immarcabile. Cioè, è immarcabile. Volevo chiedere al mental coach a che punto siamo come, diciamo, crescita... Attenzione! Aiuto, dove cavolo stai andando? Stavo chiedendo al mental coach a che punto siamo come crescita mentale. Siamo passati da 0 a 0,5. Ah, perfetto. Schiena. Attenzione. Io vedo Andrea fuori dal campo, quindi direi che di crescita ne abbiamo vista ben poco. Guarda, io lo vedo un fuorigioco di 10 metri, perché non ha premuto L1, scommetto, vero? L1, ma possesso del pallone. Premuto. Attento qui. Vedi, ora ti hanno messo più o meno in posizione. Guardate come Andrea, devi passare tutto il tempo a premere L1. No! Ci sarà la rimessa con le mani. E finalmente c'è, cioè, il recupero del pallone e il possesso di palla. Ottima la copertura. Cercano di aprire la difesa avversaria. Possesso di peccato. Guarda, te l'ho data male. Te l'ho data malissimo. Per fuori gioco. Lasciano sfumare così una potenziale occasione da rete. Vai, quadrato. Cross. Colpire da lì. Sì. Premere una volta sola il quadrato, altrimenti ti fa il cross basso. Sì, una volta sola. Ok. Occhio alla botta. Attenzione. È utile agire. Tira a giro. Bisogna. Sì, sì. Cosa buona e giusta, tira a giro. Vai. Sfonda. Attenta qui la difesa. Palla ha sfondato anche Clarkson. Qualcuno ha sfondato il Clarkson. Cerca la rete. Che fa il portiere? È fermo Frenzen. Cioè il portiere praticamente ha avuto una sorta di, non lo so, tipo le farfalle stava. Ma chi è quello con la fascia blu? L'ho visto un po' un tiro di una bruttezza veramente disarmante. Sembrava quasi Grive. Portiere ha portiere ha salutato il pubblico sugli spalti. Ma il pubblico del Real Fit è molto soddisfatto. Dell'Orcella Stadium. Non esiste il pubblico, quindi sono come tutti 17.165 spettatori. No, poi c'è le famiglie nostre, sono una decina di persone. La squadra di casa. Vai, aiuto, aspetto te. Vai, crossa. Pier, non sembra, non è voluto accontentare. Ma dove crossi? Ma va. Fate la clip, per favore. Clippate, per favore. Questo è importante. Perché non ha crossato in mezzo? Questo è importante perché diventerà un montaggio delle sciocchezze dell'esterno sinistro. Stavo cercando di capire perché non ha crossato. Attenzione! Qua va riportato al mental coach questa clip, va fatta studiare, analizzare, perché bisogna studiarla bene. Che qua è apri apertura! Ma più che un mental coach serve ortopedico, sa. Un piede coach. Intervento deciso. Attenzione, che difesa, ma non l'intervento alla Acerbi. Ma Luca Badur in difesa è forte. Badur è partito. È partito. Oh mamma mia, ha fatto anche l'uomo. Dove va? Oh, è fallo. Oh, finisce il campo. Aiuto. È finito il campo. Aiuto, non mollare. Bene, bene. Lanciami. Aia, mi sta tenendo, ai. Non si può tenere però in questa maniera, Aia, che male. Mazza che brutta battuta.
giocatore recuperato dall'infortunio alla spalla, no? Io sì, sì, meglio adesso, molto meglio. Il doppio infortunio, perché due volte un infortunio alla spalla. Ci sarà solo un minuto di recupero. Triangolo, triangolo, triangolo. Bravo. Butta. No, sbatti. Va bene? Sì. Qua. No. Spallonetta là. Oddio, no. Aiuto. Bravo, aiuto. Si è ammazzato il mio. Oh, ma ammazza. Ma ogni volta che peccato che sia 1,50 m, altrimenti era gol di testa. Tipo, perché... guardate, guardate, guardate che coreografia. Ho pagato tutto a spese, mie tutto questo. Vediamo il voto di... Giusto, giusto. Mostriamo il voto, perché l'altra partita era un 6.6. Devi andare su dati partita, poi fai con la levetta destra la R, vai su prestazione e poi scorri fino Madonna, a 8. Mamma mia, sembra che devi andare a fare un esame di statistica. Esattamente. Allora, vediamo un po' i voti. Kulul 6.7, ecco qua. Il peggiore in campo della squadra. Sei al pari di Luca Badoer, io non ti vorrei dire, però. Cioè, se il peggiore ha preso 6.7, allora figurati gli altri che hanno preso. Ma tutte quelle case là che ci sono in lontananza, non potevamo, tipo, toglierle, perché, cioè, rovinano un po' il... Ma guarda, ma sì, penso che puoi tranquillamente buttarle giù, non è un problema. Ok, allora, poi magari dopo partite ne parliamo col sindaco. Va bene, sì, dai, tanto non è un problema. Guardalo, aiuto. Guardalo. Bravo, lo sfondamento. Oh, ma chi è l'arbitro? Fai retto. Anch'io pensavo che avesse preso bene il tempo la difesa, invece no, questione di centimetri. Fuori gioco. La legge bene allontanato. L'ha ammazzato, vabbè, non importa. Mamma mia, peccato. Ah, cosa avevo fatto? Ho fatto un passaggio arretra per ricevere palla. Di prima. Solo che colpa mia, stavo passando all'avversario, ma non ci capiscono niente anche loro, se vedete. Io comunque la prossima volta che metti di nuovo le maglie bianche, io non c'entro niente, ora la levo, la tolgo la maglietta di 0-3 a tavolino. La cancello la maglietta bianca. Possibile giocare con 22 maglie? Metti la verde. Metterò no, la basterebbe mettere quell'altra che doveva essere quella nera. Scegli quella giusta. Ho capito, ma io l'ho messa. Vai, se la metto, che colpa mia se poi non. Guardate, guardate, aiuto. Guardalo, ma c'è. Ma c'è un significante di questo. Hai visto mental coach? Hai visto che sta facendo? Vedo il coach è impegnato in questo momento. Ottima parata. C'è l'errore, palla regalata. Ammazza che scivolata. Vieni, aiuto col triangolo. Bello. Lopez. Attenzione. Ah, dai Lopez. Peccato. Niente. Azione che sfuma qui, poteva essere pericoloso. Ah, aiuto, non così. Esce, touche, rimessa laterale. Vai, con la X. Vieni, sovrapponiti, sovrapponiti. Aiuto che con che calma. Si ammazza. Per la squadra. Sì, fai la finta pure. Mi fai fare chilometri a vuoto. Riconquista il possesso di palla. Cioè, no, ma no, non mi nemmeno vabbè, ma tutto allenamento, tutto sto allenamento. Sto qua praticamente con la lingua di fuori, cioè. Aiuto, non demorde, ma continua. Occhio al cross. No, ma che cazzo? Non riesce a allontanare definitivamente. Non si dice. Yeah. Non eccolo. Sentito... no, parolacce, no, parolacce, è un punto di licenza sulla prossima stagione. In meno, non in più. Dov'è? L'hanno inghiottito, dov'è? Sei in fascia, non so perché. Sei in fascia, tipo, sei fuori dal campo, Andrea, in questo momento. Ah, ecco, no, eccomi qua. Sei in vacca, Andrea. Aia. Sono proprio. Attenzione, oh. Torniamo dietro. Sei ancora fuori dal campo, non vorrei dire. Ecco. Ok, adesso sei dentro almeno. A posto. Tranquilli. Tranquilli. Si affaccia il Real. No, no, peccato. Ah, quello gioca contro, scusate. Mamma mia. Un piccolo problema. Insomma, dai. Può capitare. Sì, Lorenzo? Lopez. No, appoggiate. Appoggiate. Ma che fa? Torna, aiuto. Possesso regalato. Ma no! Ma quello gioca contro. Passaggio. Sto facendo avanti e indietro come un occhio al traversone.
si è capito a chi vuole. Anche troppo, avanti e indietro. Ma dai, ma vai incontro. Tieni L1, tieni L1. Fuori. Morta. Bucce di banane. Vabbè. Tocco di ritorno. Sofferenza del Real Fit ora. Vabbè, dai, dai. Stiamo subendo, Stiamo subendo. Attenzione. Ma noi giochiamo di contropiede. Contropiede. Vai, guarda come si apre la difesa avversaria. Rientra, rientra. Dai, mamma. Si allunga la palla, dovrebbe andare più veloce. No, invece. Palla verticale interessante. Ma quello è inciampato quel pallone. Vabbè, ma quello dove arriva? Scusa. Oh, mamma mia. Non l'ho capito. Tranquilli. Lanciami lungo. Ah. Ok, niente. Tieni. Stavo. Non era, stavo questo, non era questa quella mia idea. Ah, ok. Questo. Faccia quello che vuoi, stanno perdendo. Vada, grazie. Grazie per la palla persa. E dai. Grande. Intercettano bene il pallone. Ah, no, me l'ha presa. Madonna, il mal di testa mi sta venendo. Attenzione. Si butta in mezzo. Vai, su aiuto. Aiuto. Aggredisci lo spazio. Ho cercato, ma era un po' in ritardo. Dai, manca poco. È in buona posizione. Sai che il presidente ci vuole premiare con un bonus di 10 euro a fa. Dai, dai, ci fa pagare il campo. Ogni vittoria sono 10 euro. Questo è il pallone giusto. Adesso 10 euro subito, cioè vi siete scandalizzati, ma miracoli. Era più facile prendere gol che salvarsi, Bravo. Questa è carica, Ma dov'è Iuso? È fuori gioco. Sono un attimo qua, mi sono appisolato in mezzo al campo. Iuso fuori posizione, non va bene. No, Iuso sta a guardare la partita. Ma poi gli facciamo pagare il biglietto. Ecco, ecco, no, sono tornato, eccomi qua. È solo che quando... Cioè, devo sempre rincorrere. Vai in mezzo. Muoviti! Sì. No! Wow! Che dolore! Che dolore! E vabbè. Beh, dai, la portiamo a casa. Benissimo. Ancora per un minuto. Bene, bene, prestazione solida anche in casa. Solida. Un altro 2-0. Bene, lo stadio, è un casino, è un casino. È un casino? È un casino. Guardate qua, tutto costruito a mano. Perché hanno comandato il gioco per larghi tratti del match. E hanno concesso davvero poco alla squadra. Io in campo... Io la notte che costruivo i sedili qua, cioè, le sedie, mettevo tutto a posto. Sì. Guardate qua, numero 34. Guardate, che bandiere. Ma dove aiuto? Aiuto, no. Insomma, dai, questa divisione 10. Allora, ora ragazzi, siete d'accordo che se Luconi mette di nuovo la maglia bianca, lo cacciamo qui? Io adesso vi invito a guardare in live quello che starò per fare. Andre, vai alla prossima partita. Premi X, prossima partita. Ok. Nuova partita, mi dice, sì. Partita successiva? Sì, okay. Partita successiva. Ok. Quindi io ora metto... Non ti vediamo. Ok, quindi io cambio la maglietta di avversari. La mia, la nostra, non la cambio. Metto quella bianca. Tanto se la mette comunque, la mette... Io l'ho cambiata prima, l'ha messa lo stesso. Allora, lascia così. Beh, questi la vedo, grazie. Che cavolo. Accidenti, prima era bianca e ho messa rossa. No, mi ero rossa contro rossa, sta a vedere. No, vabbè, ragazzi, cioè, quando sono rossa, cioè, come dire, no, scherzo. Anche se confondere gli avversari, devo dire che è stata una bella idea, cioè, un gol ci hanno regalato. Funzionato, sì. È stato utile. Che tiro. Ah, ancora. Beh, allora.
Sono gli stessi o hanno lo stesso stand? Ah no, Concordia Stans, no? C'è cavellone quello. Eccomi. Siamo in casa oppure fuori? Siamo ancora in casa, però hanno acceso... Hanno acceso... Attenzione, le luci hanno acceso. No, guardi, farò. Guarda come va bene, no? Con i soldi che prende Vittoria hanno acceso le luci. Beh sì, oh. Le luci, considerate che la bolletta è scaduta già da 15 giorni, quindi se poi dopo le 20... Sarebbe dopo le 23 e tutto, sapete il motivo, quindi. Devono solo pensare a scendere in campo e giocare. Vai, vai. E come hanno fatto ah, beh, questa volta beh che te l'ha fatta passare, però. Tranquillo, mi riscatterò. Mi riscatterò, tranquilli, me lo sento. Anche se premo L1, perché sta fermo? Devi tenerlo premuto. Lo sto tenendo premuto. Vedi, muove. Chiaramente quando c'hai poi da controllare il pallone non devi premere, sennò sì. Non ti fa fare. No, beh, certo. Soltanto quando sei in fase di non possesso. Guarda, guardate come è partito. Guarda, vada aiuto, cross al secondo palo. Sei fuori gioco, Andrea, mannaggia, miseria. Però prima di far segnare aiuto mettiamo, sì, mettiamo dentro del gol. No, tranquillo, è fondamentale come questa tattica. Ok. Mi fido. Almeno questo hanno avuto la buona idea di avere una maglietta diversa dalla nostra. E lui? Picchialo, aiuto, picchialo. Vai, aiuto. Corri, corri. In mezzo. Ma da, l'ha ma visto no, fuori. Maledetto. Ma perché l'ho messa dietro? Dove stai andando? Non devi uscire dal campo. Indirizzare con la levetta. Come? Indirizzare con la levetta al cross. Devi prima con la levetta a sinistra. Quando premi il quadrato, perché stavi puntando sì, l'ho avanti. Fatta verso sinistra la levetta. No, verso giù devi farla, se no la fa. Cioè, vedi, verso il basso. Dove deve andare la palla, devi farla. Se no, bugo di aiuto, attenzione. Super il portiere qui. Dove sta aiuto? Perché sta a mezzo al campo? Corri, stanco, aiuto. Tre partite in mezz'ora. C'era solo guarda che c'ha battata, che nemmeno bel fodin fa ste robe, dai, andiamo. Stavolta però non ha usato bene. Ma il mental coach, cioè, mi devi spiegare il mental coach che sta facendo. Ah, ok. Non ho crescita. Non lo puoi sapere che sta fanno da coach. Intervento pulito col pallone che ti. Non ho crescita. Non ho crescita, mi sento sempre allo stesso livello, non so, mentale, fisico, psichico. Che fa quello giro d'angolo? Allora, per crescere devi stare in campo. Se vai fuori dal campo non cresci. Questa è una cosa di Bosco, pure lo diceva questa cosa. Può ricevere la potenza interessante. Quando abito fischi. Eccolo. Ecco, chiusura alla cosa, alla Cerbi. Chiusura dalla. Ci ha fatto gol al Del Danno, ecco qua. Calcio è pieno di rimonte clamorose. Chissà che oggi non arrivi un'altra. Attenzione, Dani. Maglia viola. Ma guardate lo stadio. I seggioni. No, i seggioni rossi. Guardate che bellezza. Cioè, dai, che bellezza. Dai. Quanto li ha pagati? Li ha pitturati Long. Li ha pitturati. Uno per uno. Pensa un po'. Esatto. Vai, un bel quadrato. Ancora lì. Non riesco. Dai, pigiare verso il basso. Quella levetta a sinistra. Non a sinistra, verso il basso, giù. Okay. Se no, crossi. Questo è il centrocampo. Ando stai. Aiuto! Ancora, mannaggia la miseria. Mi sa che non ci vado più in mezzo. Devo riprovare. Oh cavolo. Skill. Ma giù cosa intendi? Cioè. Giù con la levetta a sinistra. La levetta a sinistra. Quella con la levetta a sinistra. Con quella che ti muovi in basso devi pigiare. Quando la crossi. Verso il basso. La prima in basso. Infatti la tutta in basso. Boh. Palla che finisce fuori. Che cazzo? Volevo dire cosa cavolo è successo. Bravo. Così va già meno. Ha spazio per andare. Aiuto. Aiuto, un po' ubriaco. Vediamo. Lanciami. Sì, la prendo. Ora. Vai. Porca miseria. L'ha presa anche lui. Che fa lui? Lui che fa? Vieni là in corno. Vieni che l'ha in corno. Eccola lì. Ahia. I tifosi capiscono il momento.
e aumentano il numero dei decibel. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Tenta la botta da lì. Fallaccio. Qui ha interrotto una buona occasione. Okay. La munita no. E sai girare per le punizioni? Assolutamente no. Perfetto. Ancora? Pierazzi. Palla che sembrava ma quello era. Ma cavolo, ma ci teneva tutti in gioco, ci teneva quello. Non ma mi aiuto, che farlo? Perdono banalmente il pallone. Oddio. Yuto si fa vedere, ma non basta. Bravo Yuto. Porta palla. Ma no, ma chi la passa le mezze? Mannaggia, ma siamo in diretta. No, mannaggia la miseria. No, Yuto c'ha la coscienza. Già fatta per il gol del questo ha sprecato tutto il più bello. Ma questo no, tranquillo. Questa che problema. È mental coach, però io sono in campo, non ma sto peggiorando, sto peggiorando. Ecco poi il mental coach scusa. Che non lo sta seguendo. Ma il mental coach sta fa lo so, ma qui però cioè, c'è un contratto in essere, cioè, non possiamo, possiamo mollare. Siamo in difficoltà, ragazzi. Siamo in difficoltà. Bene, vai, vai, corri, corri. La levetta di nuovo. Vai, attenta, devo chiamare. Bravo. Questa era buona. Stavolta era fatto, buono, non so, era un bel cross. Non so come. Tira. Troppo. Il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continua pessimo così, tiro. Non tarderà ad arrivare. Attenzione, un distacco. Attenzione, 1-2. Occasione importante per pareggiare. Eccolo. Ah, vai, scivolata. Ma 2 lunga, cavolo. Aiuto, l'ho neanche a porta vuota. Ha messo il rallentatore quando ha visto la porta vuota. No. Intercetta il passaggio e riparte. Torna indietro per prendere il pallone. Occhio all'avanzata del Real. Bella, bella, vai. Che azione. Bravo. Che azione. Importantissima, una vera e propria scarica di adrenalina. Non basta però se vogliono centrare la porta. Ormai è entrato il coro dei tifosi. Abbiamo pure la Nike, ragazzi, ho fatto una sponsorizzazione di 500 euro con la Nike. Ah, però. Ma chi li prende? Tutti te? C'è anche a noi. Giusto. No, io pagamento. Questo ha smesso di giocare. Ma proprio io e il signor Nike. Stanno a correre tutti dietro. In piazza Rocella. Ma perché? Non capisco. E attenzione, una partita che delicata. Dopo i primi 45, parità. Guardate, guardate, tutti comprati questi tifosi, guardate. Spettatori pagati. Ma sono tutti pagati. Manichini? In che senso? Pagati, sono comprati. Pagati. Là c'è un po' di famiglie, i parenti di Paolo, i parenti di Ernesto, i parenti di Marco. Sì, 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 abbiamo portato tutti lì. Tutti là, tutto pagato. Poi abbiamo tutto fatto pagato. Ctrl C, Ctrl V, l'abbiamo messo in tutto lo stadio. Esatto. Ma aspetta, ma l'abbiamo pagato con la soppressata, però. Vabbè, sì, no, c'hanno anche praticamente uno c'ha lo zainetto con dentro il paninello con la mozzarella di bufala per chi viene dalla campagna. Ma se me lo dicevi invece sta in campo, andavo pure in tribuna, scusa. Cioè. No, ma no, che ci vengono? La mozzarella di bufala, il paninetto. No, ma, dopo, ma scusa, pure... dopo la, no, dopo la partita si mangia, scusa. Abbiamo pure la, come si chiama, la Red Bull, una piccola lattina. L'anduia. L'anduia. Vedi come corrono voi. Oh, come ti permetto? Cioè, approfitta che è 2 metri più alto. Sai com'è? Accettano bene il pallone. Vai. Ma Andrea, ma tu devi sfruttare l'altezza del tuo. Devi passare tra le gambe degli avversari. Appunto. Ma chi è questo Valderrama qua che fa il fenomeno? Abbattetelo. Palla che rotola via. Abbattete. La sportività. Alza la palla. Attenzione. E neanche adesso. Urla disumana. Reazione composta dell'attaccante. Vai, dove va? Questi comunque sono più forti. Ma che forti. Degli altri sì. Non sanno tirare. Ecco, l'ho detto. Guarda che roba. Ottimo intervento, senza fronzoli. Guarda che roba, però intanto a fare Maradona questo. Chiamatela a largo. Ah, Andrei, se ti passi vicino, premi quella cerchio. No, quadrato, scusami. No, quadrato vuoi tirare una pedata, poi, no. Appunto. È una bella pedata. È pericoloso. Prevedibile, perde il pallone.
Dai che stanno tutti. Attenzione che stanno facendo molto pressing. Sì. No, aiuto, dove vai? Tuffo prodigioso. Occhio al pallone in mezzo. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Bravo. Non ci stiamo certo annoiando oggi, Pier. Le due squadre ci stanno regalando, ma davvero, un grande spettacolo. Contropiede, attenzione. Fronte, occasioni. La settimana prossima attrezza col motivatore. Bravo, bravo. Oh. Almeno io vi ho il portiere. Aiuto. Bravo, bravo così. No, perché? Che azione. Mamma mia, che azione. Salutiamo e ringraziamo lo sponsor. C'è lo sponsor, Fratelli Coluccio. È stata... No, la Vazza. Ora tutti in difesa. Aiuto, vai sulla linea di porta. Aiuto, ora. Io voglio soldi per ogni gol, eh. Qui parlo... Sono abbastanza chiaro per il team Williams. Voglio soldi, sì, ogni tu gol. C'è un contratto fino... Tu c'hai un contratto. Ho un contratto. A... Sì, sì, voglio 5 euro a gol. Sono pochi, però... Oh, ma l'altro sponsor ne offriva 10. Io come 5? Ma io sono povero. Lo so, ma io 10 vittoria. 10 vittoria. Ah, io a gol, quindi se faccio tanti gol ne prendo anche 20. Oddio, 20 magari mi pare un po' troppo. Vieni, dammi la palla, devo prendere il gol. Devo far gol. Devo prendere il gol. Devo prendere il gol. Attenzione, aiuto, si sgancia. Male, male. Qua si rischia. Aiaiaia. Hanno spezzato bene. Visto? Oh mamma mia. Ah, portiere, ma nemmeno l'ha. Ma scusa, ma ma non te lo so, mi trovo di là, ho detto vabbè, io la prendo. Aiuto che sta vagando per il. Ma dov'è il pallone? Possibilità di controvera. Si vede il pallone, attenzione. Se ne va. Vedo avversaria piazzata male qui. Libera no. Qui. È prima. Si fanno portare via la palla, occhio. Tenta la botta da lì. Intervento comodo del portiere che ha avuto tutto il tempo. La mette in mezzo. Oh. Calcola bene, in sicurezza qui l'intervento del portiere. Aiuto è stremato, ragazzi, è stremato, nemmeno in Uganda si fanno tutti questi chilometri. Recupera bene qui il pallone. Si affaccia il Real. Tirano il pallone addosso. Manca è una tattica, Andrea, non ci cadere. Non ci cascare in questa tattica. Aiuto, torna in difesa. Bravo. Bravo, bravissimo. Aiuto che chiama la palla. Di nuovo se la perdono. Colpa di Aiuto che gli ha chiesto il pallone, me l'ha dato in palla. Oh no! Il portiere, sì, vabbè. No. Povero portiere è stato costretto a spostarsi. In realtà è stato un problema. È stato un piccolo problema tecnico. Peccato. È espulso. Chi è quello là? Dudu. The Rock. Ah, è The Rock, mamma mia. Sì, ma la palla chi l'ha data? Sì, ma la palla chi l'ha data questo? Conti. Hanno ancora una possibilità per cercare la vittoria. Sceglie bene il tempo. Madonna, non si regge più in piedi, aiuto. Capisce tutto e ferma l'azione. Attenzione, un po' di wrestling in campo. No, mannaggia, ci sta per la sponda. Che recupero. Intervento alla Montero di... Dov'è aiuto quando serve? Dov'è aiuto? Ragazzi, ma non è che posso parlare. Vai largo, Lorenzo, vai largo. Darebbe la possibilità di staccare il pass. Dai, è svenuto, cazzo. Non è possibile. Ecco, Renato. Intensa fin qui. Tecnico potrebbe optare per un assetto più offensivo, chissà. Una cosa però è certa. No, aiuto, l'ha tenuto in gioco. Tranquillo, è tutto calcolato. Ho fiducia nel mio portiere.
Pensiero il portiere. Ok. Decidetevi però, prima, della, prima di domani mattina. Sì. Bellissimo. Due ore, Dai, dai. Qui, aiuto! Non si accontentano del pareggio. Ah, volevo passarlo in mezzo, ma quello là. Due minuti di recupero, così indica la lavagna. Fuori gioco, oh. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Ma noi il centrocampo non ce l'abbiamo proprio. No, ma perché altro sono proprio in 800. Possono ripartire. Prova il lancio profondo. Vai. Vabbè, no, fantastica, no, ma... No, ma che cavolo. Niente, il pubblico un po' guardate. Vabbè dai, partita complicata. Complicata, sì, ci sono state complicazioni. Guardate, diciamo, che tribune che sono state fatte. Ma avevo visto qualcuno distruggere i seggiolini, Già sì, sul 2-2. C'era uno che proprio là, c'era scritto proprio là, c'era la mozzarella aperta a metà, l'ha lasciata, perché non è riuscito proprio a... Gli ha dato fastidio proprio il pareggio. Io ho 13 punti abilità disponibili. Se magari... Fermiamoci, fermi, stop. Uscite, tondo. Cerchio, tornate indietro. Cerchio, tondo, quadrato, X. Cerchio, tondo, cerchio. Ah, non lo so io. Ma che ne so che hai fatto il livello 10 o 20? Ah, livello so. 10, sì, livello 10, sì. Sì, allora diventi... passi, ecco. Diventi... Sì, ma sì, io vorrei Andrea attaccante. Ma io no. Io lo vedo bene esterno sinistro, attaccante sinistro, terzino sinistro, ovunque così sinistro. Così fa... Portiere sinistro. Portiere sinistro. No, portiere no. Panchinaro sinistro. Panchinaro sinistro. Vabbè, panchinaro è sempre lì. Vabbè, più o meno. Ah, vabbè, prova a fare quello seduto sulla sinistra. Ah, giusto. Devo... Allora, volevo chiedere al mental a questo punto che consiglio mi dà per la prossima partita. Scendi in campo e divertiti. Attenzione. Come per dire quanto sei scarso. Oh, come dicono ai bambini. Ho capito, quanto però... sei scarso. Mi si ricorda quelle cose quando dico uno dice vede una ragazza che non è bella, ma sei simpatica. Aiuto. Dove posso migliorare, mental? Tu entri dove in campo. Dove ti senti forte? Guarda, non esageriamo. Tu entri in campo, non ti preoccupare, divertiti. Non ti fatto più problemi adesso, è una cosa per volta. Allora, mettiamo un po' la resistenza. Allora, un punto abilità. Dove la metto il punto abilità? A controllo palla. No, dove lo mettiamo? Finalizzazione non importa. Ma sì, la finalizzazione è già buona. Siete già in campo? No. Io e Paolo sì. Cioè siamo, allora, stiamo qua in panchina a scaldare. Allora arrivo. Bene, tenetela calda. Tenetela calda. Allora, sta arrivando... L'ira di Dio sta arrivando. Keb gioca partita. Eccolo qua, è arrivato il campione. Ti è riposato allora, 5 minuti. Mettiti un attimo, mettiti in panchina. Vedi che si è messo capitano. Andrea, mettiti in panchina tondo. Un attimo. Tondo Andrea. Tondo? Okay. Tondo Paolo. Vai, rimettiti in campo. Vai in campo? Okay. Vai in campo. Mi sento, vorrei questo. Vorrei un cambio maglietta io, perché secondo me serve un cambio così. E perché altro non abbiamo mai usata questa, dovrebbe essere la prima maglia. Sì, vogliamo usarla, quindi... cioè in realtà prima l'avevo messa, ma poi il gioco ha deciso un'altra cosa. Allora, mi dicono da regia che ci sarebbe un long disponibile a entrare in party. Io mi rimetto ad Andrea e si assume lui la responsabilità di averlo in party. Quindi, se Andrea vuole... Per fare cosa esattamente? Ah, boh, chiediamoglielo in chat. Sentiamo un po'. Perché non può neanche dire parolacce, quindi vedo un po' difficile che possa essere compatibile. Guarda, giochiamo contro gente che ha un... Cambia maglia. Come maglia? La maglia. Come? È bianca contro blu, come metti la rossa, dai.
Ma è bianco, ma va bene, ma che sto a dire? Ma guarda i pantaloncini bianchi, da vedere. Sto fino a Mattia, ma perché c'è necessità di cambiare la maglia. E poi sempre con questa stavo. Ma che ne so, io l'ho messa, avete visto? Vedevo. Insomma, Dea deve ancora, come posso dire, esprimersi in merito, su Long. Dopo che darà via libera. Ma sentito neanche, secondo me. Come ho mal sentito? Andrea, dove stai? Oh? Qua sono, eccomi qua. Ah, ma capito che ho detto? Chi hai detto? Allora, detto che è un umile commentatore. È un umile commentatore, quindi non so. Se vuoi, lo facciamo entrare. Se il tuo voto è favorevole, altrimenti rimane a guardare. Ok, allora. Invitiamo il nostro attaccante quando può a invitare in parti. Ormai lei ha detto anche aia che pedata. Vai, apri. Ecco, e mi sono fatto male. Oh, ma ragazzi, incredibile. No, ma chi la passi? E detto anche aia che pedata. No. Arbitro. Ah. Sì, però l'arbitro. Che dimmi? Vorrei capire a cosa mi sono fatto male. Non riesco a capire. Al cuore come Jim Ross, non lo so, si tocca la chiappa di tu. Eccala. Vabbè, che si fanno 8, vedrai te. No. Ma che fa? Sia chiaro. Questa squadra però ha già dimostrato di essere capace di tutto, per questo io sia tranquillo. Ai. Hanno aperto la 1-0. La chiappa destra. Ai a destra. A volte devi fare la partita così. No. O almeno spero. Eccomi. Hai anche l'altra chiappa ora? No, arriva il mandino. Aiuto, che fai, Aiuto? Perché ti butti per terra? Stavo cercando di intervenire, ma poi in realtà. Dai, aiuto, corri. Io corro, ma. No, aiuto, crossa. Questo è gol. No! Mannaggia la miseria, che a volte che mi era uscito un cross. Porca miseria, veramente. Mi fai mosse carate. Attenzione, 1-2. Guardate come. Attenzione, numero. Oh! Un fallo! Oh, mica puoi intervenire così. Oh. Beh, questa volta. Cristiano Ronaldo. Vai. A posto, ma lo fa dire a me, lo dico. Passa a Lorenzo, passa ad Alessandro. Con la X. Non so come si fa. X a sinistra. Cristiano Lopez Scaldo. Possono trovare il gol del pari. No! Va bene. Aiuto dall'altra parte, non si sa. Attenzione! Mamma mia, ragazzi! 5 euro il caffè. Grazie. Mamma mia, ancora! Attenzione, Kulurga! Che va? Kulurga, andiamo a testa contro testa. Testa contro testa, provocare. Nulla da fare. Attenzione, siamo grande pareggio. Grazie al gol dell'1-1. Ma perché cade? È questione di equilibrio. Quindi in pratica per uno se vuole contrastare con rotondo. Marco, dai. Capisce tutto, intercetta. No, me la se. Allora. Vieni, aiuto. Sto aspettando la tua sovrapposizione. Bravo, aiuto. Ma di nome è fatta. Può colpire da lì. Ah, spazzano senza problemi. Come? Ah. Ero concentrato sul cross. Se ne va via di classe. Guarda lì, Ludo. Che palla che ti ho messo. Ma che tiri? No, non tiri. Ma dove vai? Aiuto, mannaggia. Sempre che sta a coltiva funghi. Vieni qua. Ah, perché non sta a coltiva funghi. Aia. Aia, questo è un problema, questi appena prendono una palla fanno gol. Passaggio intercettato. No, l'ha passato subito. Fuorigioco. Questo è fuorigioco, scusa. E invece no. Invece due. Portiere, però. Mamma mia, dove l'ha messa. Dai, forse, Che pareggio qua non va bene. Non basta, dobbiamo salire, Dai. Ecco, a posto, dai, rinvia lungo. Non la dare aiuto, perché se la dai aiuto è un problema. Come? È ripartenza, è un problema. Aiuto va servito sulle palle lunghe, sulla palla lunga, dai, sulla corsa. Come cavolo?
A chi? Madò, che confusione. Ma comunque, come si è espresso sul parere sul Long? Ha detto di sì, ha detto, quindi va solo invitato. Ma Long dove, okay, dove sta? Aggiungi. Aggiungo io. Ma gioca o disturba? Ma corri, perché sei fuori dal campo? Perché sei fuori dal campo? Vai, ero lì, ero. Perché così non mi fischiava il fuorigioco. Ma come? Cioè? Non l'ho capita. Ma ancora. Ma guarda, è qua. E passa però. No, certo. Corri. Ma passi, sì, certo. Andrei, sta sentendo in mental coach? Andrei, sta sentendo in mental coach? Allora, pur se stai fuori dal campo è sempre fuori gioco, quindi ecco, è inutile che cade ci un mito. Cade un mito adesso, perduto. Anzi, t'ammonisce pure. Pronto? Eccolo. Ciao Andrea. Salve. Pronto? Pronto? Dove sta parlando? Lei è pronto? Siamo in diretta. Le dico solo che siamo in diretta. Non so perché glielo stiamo dicendo. Ah, non lo sapevo che eravamo in live. Attenzione, aiuto, rovesciata. Lorenzo che azzecca il cross, attenzione stasera. Non è caso. Buonasera. Lascia partire il tiro. Ciao Andrea. Buonasera. Non ti perdere quello che sta succedendo, perché... ero un attimo indietro con la live. No. Ma non è successo nulla. No, come no? È stata una parata incredibile. Ehi, portiere. Si è buttato. Nessuno ha visto niente. No, si è buttato. L'arbitro fa segno. Guarda come va via. Ma è Young lui, chi era? Non mi ricordo, perché abbiamo messo a destra. Yuto, vai alla Nagatomo, vai. Vai. Sì, ma vai. Non mi vedono, forse che... Come non ti vedono? Sarà all'altezza, non lo so. È difficile vederti, sei 1,50 m. Sì, guarda che... Poi sai cos'è? Che se ti nascondi anche fuori dal campo, non è semplice per vedere. Ma ero stanco, ero un po' con le... Ti dico la verità. Sono andato a sedere, capì? Prova Ronaldo Baglio. Con le mani sui fianchi, un minuto di extra time. Prova l'altro paglio, ti sottolineo il cune, vai tondo. Allora dopo il cross. Sì, esce sotto il campo. Dai. Vabbè, dai, vediamo i voti. Io non so se hai visto Yuto che ha aperto le braccia. Per dire, sì. non mi danno mai palla, in effetti. Alla Nagatomo proprio. Esatto, ma io per questo ho detto voglio mettermi Nagatomo perché lui tipo si lamenta che non gliela passa. Avete visto che c'era un motivo perché non gliela passavano, però appunto. Però se non gliela passa Biabiani è grave. È molto grave. Avete visto che bei tifosi che abbiamo? Splendidi. Dai, questa l'ha portata a casa. Se no ci vengono a cercare nei spogliatoi, datemi la mezza mozzarella così almeno mi ricarico tra il primo e il secondo tempo. Altro che Gatorade, ci vuole un peperoncino. Altro che mozzarella. Datemi una bella fish burger. La mozzarella ti appesantisce. Vai in profondità. Eccolo, ci prova, aiuto. E vai, aiuto. Te l'ho girato uno spirito. No, perché? C'è spazio per il traversone. Ah, peccato. Rimani sul secondo, rimani... mamma. Attenzione. No, fuori gioco. Alza la testa, la mette in mezzo. Non gli dite. Ci prova. Non gli dite, rimani sul secondo. Posizione irregolare. Non gli dite, rimani sul secondo. Che quello capisce di rimanere sul secondo, sul vice allenatore. Ci ho provato, solo che praticamente mi sono alzato, sono andato al gomito dell'avversario. Vabbè, si è alzato, no! Ma le cose sono fuori gioco, Andre. Ah, ok. Ma dove aiuto? Ma perché sta là? Dove vai aiuto? Vedi che manco te lo sai, dove stai, figurati. No, vabbè, sui calci d'angolo è normale. Sui calci d'angolo però ha cambiato... Sui calci d'angolo ti tengono dietro perché sei basso. Ah, ok. Poi c'è il tappetino proprio. Oh, Nagatomo dove lo tenevano sui calci d'angolo? Fuori al campo, se possibile, esatto. Ma non... In tribuna. Allarga, Andra. Bei tempi, aiuto. Non gli ti allarga, che uno mangia troppo dopo. Aspetta, Jonathan, potevo mettere Jonathan, mannaggia. Si fa vedere in avanti.
Vai. Ma c'era Andre solo sulla sinistra. C'ero io là, non mi calcolano mai. Nessuno me lo guarda. Ah. Guarda come torna, come tra un trottolino sono tornato. Dove sei? Ma, oh, li tieni tutti in gioco, li tieni, mannaggia. Ma cosa? Ma guarda, ma pensa... Occhio, Fuori da dietro, mi ha amputato la capa. È una roba vergognosa. Vai, vai. Vai. Li potevi tentare a tenere solo, perché era marcato. Ma nemmeno ammonito, niente. Vai a posto di... mannaggia. Dove sei, Yuto? Yuto secondo me è morto, ancora sei... Ecco, no, è un po' claudicante. L'avversario. Questo fa il portiere. Portiere colpito dalla palla. Cioè, Yuto si tocca il malleolo. Può correre lungo la palla. Eccomi. Andre dall'altra. E sto arrivando. Lì, cavolo. Ma la squadra è spaccata in due. Ma il centrocampo dove ce l'abbiamo il centrocampo? Qual è il centrocampo? Abbiamo quattro difensori e poi si vedono attaccanti e basta. Il centro Paolo. Eccolo, eccolo, si sovrappone. Quanto corre questo? Sovrappone a cosa? Ah, eccolo. Perché ti butti per vai, terra? Vai, vai il pressing sul portiere. È il pressing. Gli ho fatto la fila. Non avevo capito. Dai. Guarda, vai. Va, aiuto. Ancora, triangolo. Basta da... È passato il treno, quindi sei un attimo spaventato. Ma aveva visto il terzino da solo. Attenzione! Sempre più indietro. Non ho visto nessuno in mezzo, ho detto vai, fa là, dai, torniamo indietro. No, no. Ma che faceva mai in mezzo? Guardate, nessuno lo calcola, è lì da solo soletto. Ma è quello è tuo comunque. Ma corri con L2, corri con L2. Lentissimo, ma è più lento di coso, veramente. Meno male che era velocissimo il gioco. Sì, no, tutto su velocità l'ha messo i punti, pensate. L'ho perso. Aia. Vai, aiuto, vai. Guardate aiuto come sta cercando. Bella palla. Sì, rimorchio dietro. Sì. Vai. Allora, mannaggia. Paolo. Ma io gli dico te dirà quello, ma... Paolo, come si tratta? Piuttosto tira. Piuttosto tira da centro tanto. Quando è così, Lore, quando è così, premi L2 cerchio. Fuori gioco, perfetto, aiuto. Perfetto. Se premi L2 cerchio te la prende in rovesciata. E quindi riesci a prenderla prima. Sì, è vero. Che fa questo? Si è spostato, mannaggia. Vai, Andre, pressa, raddoppio. Che presso, tra poco trasporto, giocatore 87. Vabbè, ci ha segnato qua, alle bandiere, qua, con bei capelli. Diego, Cicchetto. Il pubblico roccellese è polemico. Qui molto male, Molto male. Vieni, aiuto, aiuto, però se non ti sovrapponi, aiuto, è un problema. Passatevi un po' di induia, così i giocatori corrono un po' di più, vediamo se... ma povero aiuto. Aiuto, vai, corri. Spaccati la gamba. Niente. Aiuto, quelli bianchi, Ecco. Perfetto. È stanco, capite, è psicologia inversa questa qua, gli dà il pallone se non ricrede che stanno creando gioco. Fuori gioco, tenere palla in attesa del momento. Cross svittato senza problemi. Vai, aiuto, dai, non mollare proprio. Vai, Andre, vai su. Vabbè, ma se gliela passa a quello lì, però c'erano quattro bianchi e l'ha passata a quello blu. Ma dai, stiamo soffrendo. Passiamo al piano AB, abbattimento. Oggi avevano la possibilità di centrare la ritmetica promozione in caso di vittoria. Abbattete l'angolo con i capelli, argenti. Obiettivo di quelli importanti, la prospettiva di giocare la prossima. Aiuto, si sta nervosendo, attenzione. Un altro entusiasmo. Potrebbe commettere. Aiuto, dove stai andando? Premi L1, aiuto, mannaggia. Perdiamo la palla ogni 3,6. Guarda che Nike ti cancella lo sponsor. Vuole allungare la squadra. Ti rescindi il contratto, Nike.
Oh, il portiere, vabbè, Radu ti fa un baffo. Ma è Marco che l'ha fatto uscire, quindi... Sì, unice. Io non mi chiamo Marco Radu. Sta affondando questa squadra. Io non mi chiamo Radu. Sul nasce. Ci ha fatti battere da uno con i capelli d'argento, vabbè. Pensa un po', c'è anche lui con i capelli verdi, quindi... Anzi, viola anche... Ah no, ce l'abbiamo anche in squadra. Dai, vai, vai, triangolo, vai. Triangolo. Si mette in proprio. Bene, bene, poteva essere il primo assist. Hai visto, non so, Andrea, hai visto che Yuto poi... Yuto poi si è presentato alla Crespo in area di rigore. Dai, questa prima sconfitta. Pubblico e massa bocca aperta. Mani nei capelli. Guardate, ci lanciano pomodori. Attenzione, hanno lanciato anche. Hanno lanciato le mozzarelle. Le mozzarelle di bufala tutte in campo. Partita successiva. E io vedo Andrea andare a raccattare e mangiarsene. Io, voi salutate gli avversari, io sono già veramente sta mangiando. Chico Chatto. Ci siamo fatti battere da Chico Chatto. Andre Lope, mettete pronto, dai. Pronto. Metti pronto. E mi sta caricando. Sta mangiando ancora, aspetta. Ma Andre, che livello sei? Ah, boh. Vado in alto a te. Vabbè, giustamente anche te che domande fai. Sì, livello 3 c'è scritto qua. Possibile. Vabbè, dai, fra un po' c'è qualche. E ce l'hai vicino alla foto, sì. Alla foto, sì. E punti abilità quanti ne hai? 4 punti abilità. Vabbè, alla prossima me li mettiamo. Alla prossima, dai, abbiamo 6 partite troppo per arrivare in nona divisione, quindi dai, vinciamone una su 6. Li metterei un po' in agilità, per esempio. No, dici? Mi sembra che si è mangiato il prosciutto di Parma, cioè veramente un prosciutto intero. No, tu ti mangi sempre mozzarella, quello è il punto. Vai fa mozzarella quello. Comunque le magliette sono rosse. Io vorrei sottolineare il fatto che sono rosse. No, sono rosse dopo... e nere. E poi. Dopo. Ah no, ha ragione, rosse e nere. Andrea, come sono le magliette? Che colore sono? Rosse. Vedi? Rosse e nere. Rosse e nere. Come cioè c'è uno spirito di negatività, di non voler affermare che le maglie... Come direbbe Bentana, c'è quel non senso di... c'è quel... com'è che è la GIF? Però non me la ricordo. Sì, ma scusa, l'hai fondato tu il sito, potevi dargli i colori nero-azzurri, no? Ma diciamo... era rosso, no? Nessuna squadra... È rosso vale. E nero. Pensate che non ci sono avversari che non vogliono proprio incontrarci, hanno paura. Cioè, veramente. Dai, mamma mettetevi. Mia. Dai. In campo. Campo, Andrea, vieni in campo. Vieni fuori dal campo. Ma che è successo? Mi si è bloccato tutto. Aspetta un attimo. Ecco qua. Vai, andiamo. Via. Insomma, dai, una vittoria e siamo in una divisione, eh. Ma è un risultato clamoroso. Una squadra che grande. Ha avuto qualche difficoltà all'ultima partita, Ma Lore, la maglia. Allora, io metto la maglia rossa, la vedete? No, cambia tasto, premi quello che ti pare. No, è buggato, lascia stare. Non lo cambia. Come è buggato? Sì, quando c'è sta maglia così è buggato, il gioco è troppo buggato di suo. E quindi che devo fare? Devi mettere la maglia rossa come principale, ma che parole, per evitare questo. Ah, ok. Ma è quella principale, scusa. No, quella principale è la nostra, la bianca. No, come perché per il politically correct che ha voluto mantenere il caro Luconi ha messo quella bianca, rossa e nera. Ma lì impestata. Niente. Vabbè, i pantaloncini sono diversi tanto, quindi. Vabbè, i pantaloncini sono diversi, cheat. Ma io li vedo bianchi. Ragazzi, volevo comunicare che abbiamo perso il conto.
ha rescisso il contratto con della Nike con Andrea per colpo di questi problemi. Oh, abbiamo giocato meglio noi senza capirci nulla prima, quindi vediamo, dai. Secondo me abbiamo possibilità invece. Io direi di andare tutto sulla sinistra, poi se pure voi non... Sì, sì. Fate come volete poi, non vi lamentate poi. Esatto, cioè... No. Dai. Vai. Guarda come apre guarda come apre la fascia. Aia, me l'hai preso proprio in faccia. Cioè, proprio... Io quasi, non vedevo un colpo... Non vedevo un colpo di testa così da quando giocava Biro. Ma nemmeno Crespo faceva questi colpi. Vai, apri! Numero, non va! Sciabolato! Sì, ma anche te, Marco. Oh. Hai un treno sulla faccia sinistra. Tagliela, no? Cristo. Okay, effettivamente... Credo che mi ci dovrei buttare allora. Probabilmente hai una locomotiva. è sempre di solito ci sta. Sto attento. Ma non è che dici è marcato da due persone. È sempre solo. Ma gli ho fregato anche il posto. Vedi, non ci riesco. Non riesco a essere come lui. Vedi che mi marcano poi. Capito? Metri per andare sulla fascia. Ma dov'è il terzino esattamente? Quale terzino? Guarda Andre, c'è un problema. Oh ragazzi, però tutti in attacco siete. Mettetevi un attimo un po'. Ha ragione. Cioè, siamo lunghi. Cosa fa il cacchio? Ma chi ha chiamato il fuorigioco lì, scusa? L'allenatore. Ha abbandonato il terzino. L'allenatore. Il capitano numero 2. Vorrei dire per rigore, non vorrei dire, ma cioè, oh raga, saltate. Ah, mettete il coccodrillo. Non c'è il coccodrillo, non c'è il coccodrillo. Io non vorrei dire, ma Andre è solo marcato da un uomo, quindi se prendete la palla lanciate avanti. Vai, lancia. Fermi quadrato, lancia, Andrea. Lancia. Fare il gioco. Andrea, dove sei andato? Ma dove è andato? Facci tu, poi dici che sei spompato al cinquantesimo, non ci credo. Andrea, mannaggia, che cavolo. Aiuto! Allora, aiuto. Ma neanche Van der Meyde. Magari, Van der Meyde confronterà... Non ce l'ho fatta. Ma aiuto! Chiudi. Conquisterà bene il pallone grazie al pressing. Niente, torniamo di nuovo avanti e indietro come i somari. No. Sì, ma lo Lorenzo, Lorenzo. Sì. Un po' lungo. Dov'è Andrea quando serve? E qua sono. Ma Andrea, all'interno la palla. Rimani sul secondo palo. Bravissimo, vai. Va bene, crossa. Andrea. Vai, sovrapposizione. Giusto, bravissimo. Però ragazzi, ma vedi, cioè poi dite che lui perde palla. Esatto. No, è vero. Io, quello non si può dire. Io fraseggio, come direbbe Agnelli. E guarda che è solo, uno due. Vai, che Andrea, cacchio vai, fai male. Ferma, ma non controlla. Padronato. Ti volevo restituire. Io ero tante idee, ma anche tanta confusione. Si sta vendicando di tutte le angherie che avete detto di lui. Eccolo! Mannaggia, era buono. Aia! Respinge la conclusione. Interrompe l'azione. Vai, Ander, falcia. Bello. Portiere tipo modalità laser anche lui. Aveva intuito subito la direzione del tiro. Sapeva che sarebbe terminato fuori. Donnarumma si chiama, tra l'altro, il portiere. Ah. Pensavo si chiamasse... Recupera bene qui il pallone. Attenzione, in 4 contro 1 non lo fermano. Aia. Vediamo se strike cartellino. Non c'è dato il rosso. Soltanto giallo per Marquez. Io guardate, vi dico aiuto. Che Andre è solo. Andre vai tutto a destra. Cerchietto di meta. Vai. Corri Andre, corri in avanti. Eccolo, ma fermati quando il portiere viene preso in faccia e poi praticamente la parte. Sì, comunque io vedo un 6,6 da parte
della Criti. Stava andando un attimo a raccogliere una mozzarella di bufala. Alla Icardi sotto la curva dopo Sassuolo Inter. So perché il problema è che le bufale. Ma dove cazzo passò la palla con il cappello di dice regolare. Ai cani gli buttavano le bufole in faccia. Io me le mangio in faccia. No, io butto la maglia, io faccio questo scambio. Mi butto la maglia delle Alfitte e voi in cambio mi buttate le mozzarella. Vai, vai, Ander, che non spado. Posizione. Vai, vai, in centro. No, mannaggia. Diagonale offensiva. Mamma mia, non visto dai compagni. Niente, non si chiudono bene. Sì, quello è fuori gioco. Fuori gioco? No. Riceve palla buona. No, c'eri tu, Andre. Ah, grande. No, ma non so però, io c'è un centrale. No, no, ma non era fuori gioco comunque. C'eri tu, Andre. Aiuto che vaga in campo. Zuniga. Oh, i baffi, due centrali avevano chiamato avevano chiamato il fuorigioco, ma non avevano fatto i conti con Juto. Bella. Sì, perché mi aveva chiamato Acerbi, quindi non è che mi fidavo. Fermo Frenzel. Attenzione, ancora lui. Guardate, guardate la folla, i genitori di Marco, eccoli là. Non ha davvero lasciato scampo il portiere con questa botta dalla media distanza. Si chiudono così i primi 45 minuti. Ah, attenzione, sono stati proprio vinti. Guardate, aiuto come stanco, tutto sudato, tutto. C'è proprio. Metà sembra un pakistano. Ma scusa, perché? Ma perché l'hai fatto nero, scusa? Non è tailo pakistano, thailandese, ah, okay. Pakistano. È nato da mamma pakistana e padre thailandese. Ora però tutti in poi difesa. Poi ha vissuto in Giappone, si è naturalizzato giapponese. Ora tutti in difesa, tranquilli, tranquilli. Ma Marco, secondo te se dico Esther si materializza a Crive? Aspettate che mi devo segnare tutti i punti da per il montaggio. Non fate pazienza, ma... Vai Andre, no, vai no, Andre. Non lo dico. No, sai cosa? Non credo. Quello... Non credo perché ha disinstallato il gioco, quindi. Ieri ha disinstallato il gioco, sì. È una ha avuto il modo di aspettare. Chiudi. Oh, passa via sul traversone. Non c'è nessuno. Allora Andre, ti insegno una skill. Appena prendi palla, premi due volte R2. Palla interessante per scavalcare la difesa. Crossa. Bella. Due volte R2, appena prendi dai, palla. Dai, grande. Per fare cosa? È praticamente scatti più veloci. Datemi 5 euro. Ho bevuto il caffè, 5 euro. È una mossa, no, 5 una mossa molto apprezzata da Alesi, questo doppio R2. Gli mando una butta di bocconcini, ti mando. E fagli vedere premendo due volte R2, Marco, volevo... cosa fa. Sì. Se l'è bevuto! Appena prendi palla. È quello lì? Ma quello là dove sta? Non è finita! Portiere, che fai? Guarda che il portiere lo sta manovrando Marco, aiuto. No, lo so, ma lui sta affossando la squadra. Cioè. Non è vero, non è vero. No. Ha fatto gol, cosa fa affosso, scusa, di pazienza. No. Ma dai e togli il piacimento. Sì, dai, perché è spettacolo, non è vero. Aiuto che praticamente guarda, si guarda muove che difesa che come abbiamo. Un ballerino. Cioè. Mezzo centimetro. Comunque non so se avete notato, il cerchio di metà campo sta diventando una risaia. Senti, io lo vedo bianco il centro di centrocampo. Tutto bianco. Non ci capisco nulla. Siamo rimasti senza fondi dopo che ci hanno. Lui gioca con noi, con chi gioca? Ah no.
Il capellone è un ghiccio. Intervento duro ma corretto. Ecco. Allora, Renzo, chiama. Vai, vai, aiuto, vai, aiuto, vai, aiuto. Vai, vai, spingi, spingi. Lo stai aiutando. Ma aiuto, io sempre in ritardo arrivi, mannaggia. Ho capito, ma se non fa... Cioè, un'azione corale, niente. Lanci e poi subito pesta palla di... ma il gioco di FIFA è questo, tecnicamente. Io non vorrei dire... Lancio lungo sull'esterno e... Un po' come gioca a Milan, vero Andrea? La stessa cosa. No, noi abbiamo lancio lungo sull'esterno, dribbling e gol. Invece qua è proprio qua manco il dribbling abbiamo. Mettete uno che fa dribbling. Vuoi uno che fa le schi... non ne posso fare perché non c'ho abbastanza abilità. A metà campo che va. Ci vorrebbe Esther. Ma poi non riesco nemmeno a saltare perché anche se salto arrivo per la possibilità del contropiede. Aiuto! Davanti alla difesa. Aiuto, lampeggia, perché lampeggia? Peccato. Dove è andato? Perché sta tremando, sta proprio... Ma dove sta? Guardalo come torna indietro, guarda. Traversore sul secondo palo. Da quando gli ho detto che può allungarsi il pallone per correre più veloce, gli avete dato una palla una volta. Veramente, ma guarda. Piuttosto la passano all'attaccante che si decentra. Guarda, stiamo facendo gol. Ma che stai dicendo? Attenzione, cassata. Ma che sta a dire? Cassata. Oh no, quella cassata. Buona. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Vai Andre, rientra in difesa, fai il quinto, fai il quinto. Avrò fatto finora 400 km senza toccare palla, chiaramente. Deve nascere qualcosa all'interno. Fai il quinto, difesa. C'ho il record di corsa senza toccare palla, penso. Dategli a palla Andre, non tocco palla la catena di destra è quella più. No! Dal decimo minuto non tocco palla, oh. Ma che fai? Vabbè. Sa di averla combinata. Abbiamo grossa. Quello là, il capellone che vabbè, è un portiere. Rete propiziata da un erroraccio del portiere, come ci mostra il replay. Ha finito per regalare palle ed è stato pulito. Ma la porta è patate praticamente. Possiamo far segnare sì. Andre adesso. Dai Andre, vai in attacco. Vado, dai. E faccio l'esterno. Ah, oh. Che come? Non sentito. Hanno voluto fare l'umiliazione. Non hanno voluto subire quell'umiliazione. Il gol di Yuto non l'accettavano. Attaccante 1,49 m. Sì. Attenzione perché bastano due pareggi. Oppure una vittoria. O una vittoria, sì. Vai Andre. Partita. E dove sono andato? Scusa. Se non lo sai tu. Ah già sì. Eccolo. Andiamo. Nostra. Proprio lui. 80 di che cosa? Di attributi. Che giocatore. Eccezionale. Allora, bene dai, vediamo di vincerla così saliamo nona divisione e la strada per la prima divisione è più vicina, dai, il traguardo è più vicino. Bene, vedo c'è molta volontà di arrivare in prima divisione, molti apprezzamenti, sento. Investimenti Investimenti cioè. Devi farli te, sempre il presidente. Lo so, sto cercando di... Ho fatto una chiamata a Berlusconi, ma non mi risponde. Perché andare a comprare la Nokia? Potrebbe andare a comprare qualche giocatore dal Real Fit, cioè. Così ci dà qualche soldino. O no? Oppure dire. Potrebbe a quel punto comprare direttamente lui il Real Fit. Qui c'è gente che cioè, ha paura di affrontarci, cioè, c'è poco da fare. Ecco. La fanno bene. Con una squadra così, cioè... Attenzione, è arrivato un messaggio in chat
di Fitalesi arriva la qualità. Allora, se ci sei, allora manda la richiesta. Io tra la mezz'oretta devo staccare. Fit in questa mezz'ora la mischia. C'è possibilità di fare gol da parte di Yuto? Sul rigore. No. Qua che devo mettere? Queste no, qua. Non puoi cambiare, sono buggate le maglie. Allora so così, oh, vai. Andrea, aspettatemi. No, è troppo tardi. Che hai fatto? La prossima cambiamo le maglie. Manda la richiesta e poi ci fermiamo. Tempo di accendere e fate una partita. Ok, perfetto. Andrea, ti aspetta. Devi finire. Ma Marco, devi metterti in testa che sto cavolo di magliette. Oltre a non rispettare i canoni dei colori sociali, non bangare tutto quanto, quindi... Vabbè che tanto ormai sono abituati a giocare con queste maglie, quindi... Ci mancherebbe, però... Il titolo è una possibilità concreta per loro oggi, con il giusto risultato possono laurearsi campioni al termine oddio, di questi 90 minuti. Però vado a 200 km orari. Tranquilli che alla prossima vi fermiamo meglio. E le cambio proprio. No, no, aspetta, addirittura meglio, perché noi siamo abituati, gli altri non ci capiscono niente. Ma gli altri vedono bene, forse. Ah, perfetto. Perché per certi gol che abbiamo fatto non si direbbe. Riesce a tenerle in gioco. Può colpire da lì. Rimani a centrocampo, Andre, non da dietro, sennò finisce. Ecco, vai. Spazza lui. Donna. Attenzione, pericolo. Oh. E sarà calcio di rigore. Ragazzi, è il momento. C'è solo un tiratore. Un tiratore contro la Juve, incredibile. C'è solo un tiratore. Fai tirare Andrea. Un tiratore. Allora, Andrea, ascoltami. Probabilità. Premi il cerchio e mira in basso. Premi il cerchio e non far niente. Dai una tacchetta e basta. Grande aiuto. E va sotto la curva a prendersi un chilo di mozzarelle. La confezione è quella maxi, quella proprio. E tutti esultano, fanno finta di esultare per lui. Grandi, grandi. In realtà, intanto sono le mozzarelle che arrivano. Tutte le mozzarelle che arrivano in faccia proprio. E scusate, il 3 giugno alle 22:55 minuti arriva il primo gol. Il primo di Andrea gol sul Real, di, Real di Juto. Corona in sogno. Serie. Andre, vai avanti. Ma dove è finito aiuto? Sta fuori col quarto gol, quindi basta. Ma dov'è? Basta. Sei dal guardaline. E beh, senza cose interessanti il guardaline. Sì, infatti stavamo parlando, cosa ne pensate? Attenzione. Cosa pensa il gol che ha appena fatto? Ho fatto un rigore alla Robby Baggio, dai. Palla messa in mezzo. Attenzione. Spazzato via. Ma anticipo alla De Saglic. In realtà fa il centrocampista praticamente. Lo chiamavano la piovra pure. Ogni tanto. Attenzione ancora! Anche se è alto 1,40 m. L'unico problema è che arrivo. L'unico problema, sai qual è? Che quando salto arrivo alla zona shell degli avversari ed è un problema. Sì, ma muoviti, Andre, se no ti butta fuori dalla partita. Ecco, attenzione, wow. Dove? Corner in aria. Interviene Spazza. Tacco robusto, palla persa. È tuo, Andre. Brasiliano, guarda, vada a giocare alla brasiliana. Passagliela in mezzo solo. Sguardo, no, scusate, ho avuto l'attimo di egoismo, non lo faccio più. Tenta la diagonale di Andre. Tanta roba, ragazzi, me ne insegno del mio mental coach. Se l'è bevuto. Ora mi sono un attimo appisolato. Attenzione, tenta. Rigore, oh, mi ha battuto. Lo scavetto. Buon recupero del pallone. Dai, Andre, vai, Andre, pressa. E che presso, che giocano sempre allo stesso modo. Attenzione. Allontana e fa respirare la difesa.
qua. Cross al centro. Allora bella schifezza. Facilmente dal portiere. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Oh no. È caduto forse. Alla buona, non era facile controllarla. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Azione in campo. Guardateli come gioca. Così è bravo, così si gioca. Vai. Guardalo. Spazio per il cross. Vai. Era buona, vai. Ma dai, un'azione bellissima. Comunque appena hai hai parecchio campo davanti, premi due volte R2. Fidati che vai tre volte di volo. Appena prendi palla, due volte R2. Hanno perso my bad. E un attimo vado all'allenatore che lo rimprovera. Può sfruttare lo spazio lungo la panchina dall'altro lato. Meno male che non c'era Antonio Conte, perché altrimenti lo prendeva dall'orecchio. Cioè lo portava negli spogliatoi. Cioè. Intervento ruvido. Vabbè, è un aiuto che cerca di farsi vedere, ma. Tieni la palla, Acerbi. Due secondi, immagino. Acerbi. Vai, Andre, due volte alle due. Ma non andiamo, va, non funziona. Ora. Attenzione. Ma come non funziona? Più bello, ho provato due volte alle due, ma sembravo, non lo so, alza volo. R2. Due volte veloce, tac tac. Che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermo anche i numeri. Numeri che contrastano con una prestazione di complesso insufficiente. Al di là del punteggio, Pier, pochi pericoli creati dalla parte del portiere. È sempre in difesa. Grande gol. Che bomber, mamma mia. Altri 5 euro, grazie. Ora potrebbero anche limitarsi a controllare la partita, ma due caffè e 5 e 10 euro. Marco sta risparmiando per rinnovare il sito. E loro l'atteggiamento giusto. Sì, sì, no, infatti, bisogna essere pagati in qualche maniera. Stiamo risparmiando. Insomma, difficoltà, la benzina aumentata. Va bene che sono buoni, il gas aumentato. Va bene tutto, tranquillo. Orellana. Questi che fanno? Palla persa. Ha spazio davanti a sé. Sinistro. L'azione non è ancora finita. Vabbè. Portiere, l'arbitro ancora attenzione. Sinistro. Perché qua si rischia una cosa mai successa. No, vabbè, dai. La doppietta. Oh no. Allora. Tondo all'angolino. Basso a destra, in basso a destra, mira. E premi una volta tondo. Ho paura. Ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Anziché non l'ha tirato a destra, ragazzi. Che esecuzione perfetta, ragazzi. Ma questo non è un terzino, questo è un tornado. Questo. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? E poi va sotto la curva dei fratelli Curciarello per andare a prendersi la sua mozzarella, la sua confezione. Ma non è il suo caso giudicare, okay, ragazzi. La doppietta di Andrea. Qua ci sta solo il quit degli avversari. Si vuole portare a casa il pallone. Ora a questo punto, aiuto. Certamente gli avversari lo inseguivano. Attenzione, porta palla. Vai, Andre, vai, Andre, no. Su secondo. Guarda, mi stavo per fare l'incornata alla Crespo. Vabbè, uguale. Alla Crespo o alla Gresco? Ecco, alla Gresco. Alla Gresco, no, perché era un po' diversa. Alla Batigol. Sì, guarda, un 10 tiri a 0, questi qua li stiamo asfaltando. È proprio lui, però mi sembra. Chi era? Poi con questo stemma qua turco che c'hanno. Ma come lo stemma turco? Ma non so, sembra, non si vedeva niente, si vedeva una. Attenzione. C'hanno lo stemma del Real Madrid, anche. La notte di Roccella, guardate che paesaggio. Guardate, sì, no, le luci da quella casa. Là si vede casa poi. Anche di Andrea, là si vede casa di Andrea, quel palazzo mastodontico. È vero. Però non è quella da buttare giù, no, quelle sono gli altri. No, no, quella è del mio vicino. Andrea, è ripartita il match, puoi tornare a casa. Ma perché da quella parte? Vai, dai, inserisci. È perché sei stato a sinistra tecnicamente, quindi. Mannaggia, volevo servirlo. Solo tecnicamente. Che succede qua? Può venire avanti.
E aspetta che Andre non si ricordava che esterno era a sinistra. Sto tornando con calma perché sono ancora... Eh sì, però adesso la passi a quella... Si sentono i bu dei tifosi dell'Occellente. Ma... Non sempre potenza, fa arriva. E oddio, Paolo che si chiama la palla marcato da tre persone. Beh. Io ho cliccato per passarla, figo. Aiuto che vuole si libera della vuole fare il desagli, ma è meglio che se ne neanche sta. Nei peggiori incubi di Sevo no, si è mai vista una cosa del genere. Uscire tranquillamente. Vai, portiere. Un'azione manovrata, non chiedo tanto, un'azione manovrata. Senza necessariamente buttare il pallone sulla fascia a scavalcare tutto il centrocampo per cercare l'attaccante. Un'azione manovrata. Lo chiede tanto, no? Chiamatela con un quadrato, Andre, quando batte le punizioni. Premi quadrato. Vai, Andre. Pallone troppo prevenibile. Vai, bravissimo. Cioè, parlo un linguaggio tecnico diverso, purtroppo. Attenzione, stiamo cercando di capire. Alla Lukaku. Stiamo cercando di capire. Hai detto Lukaku, eh. Qua sbagliato. Crossa nel mezzo. Andrei vai in avanti che intanto è inutile star lì. Per arrivare là in area ci metto un minuto. Ma appena vedi che battono il calcio d'angolo, vai avanti. Ma tu lo vedi che sono qua impalato fermo, sembro praticamente mezzo morto. Bravo, ho capito. Perfetto. No. Vabbè. Che bel passaggio. Sono inciampato. Neanche il miglior del Piero faceva una cosa del genere. Aiuto che cerca di mandare in... mi sa che Aiuto si è messo lo zombie. Mi sa che Aiuto. Aiuto, bravo. Attenzione, cade un bocconcino sulla linea di porta e Aiuto si butta a capofitto. Questi come cavolo giocano? Sono in ultra offensiva, difatti. Non si capisce nulla, si passa il pallone come in maniera isterica. Qualche imbarazzo in più al portiere. Aveva centrato lo specchio, l'ha solamente alzata troppo. Dai, Lope. Sarà per la prossima volta. L'ha presa lui. Kai. Se provassimo aiuto mezzala. Entrata decisa. Oh mamma mia. Mezzala di qualità, peccato. Ah, mi ero sovrapposto. Guarda, secondo me il tuo partner di centrocampo perfetto sarebbe Sevo. Potremmo provarlo quando Sevo arriverà. Allora sì. Allora sì. Grandissimo passaggio. Vai. No, l'ha deviata. Beh, oddio. Secondo me sarebbe Alberto. Si capisce nulla. Il miglior partner dicevo. No, però Sevo secondo me con le stazioni giuste. Il risultato conferma che c'è stata una sola squadra in campo finora, Sventa il pericolo. Intervento pulito. No. Ma no. Ottimo intervento in copertura. Aiuto che va avanti e indietro. Aiuto, vieni aiuto. Gli manca soltanto dove sei aiuto? Della folla. I venditori della folletto che vanno avanti e indietro. Aiuto, perché non hai tirato? Ho tirato, non mi ricordavo il pulsante, ho premuto una. Un tiro che ha ricordato il miglior Lewandowski. Era una via di mezzo tra Lewandowski e Igor Protti. Fuori gioco. Attenzione. No. Si defila. Infatti, un altro rigore. La tripletta. Dai, il pallone. Andrea, Ascolta bene. Dimmi. In basso a sinistra. Allora, ascolta bene. Ma ecco. Non so come. Una cosa importantissima. Tu premi cerchio a sentimento, Andrea. Non li ascoltare. No. In basso. Andrea. Tira tondo. Ecco. Oh, cazzo. Capito. No! Ma non so perché non me l'ha angolato. Io ho premuto. Attenzione, ci provo. Fuma la tripletta e niente. Ma l'ha deviata? No, era andato proprio dal capo. Una l'ho preso in pieno al portiere. Il portiere in realtà passa della palla. Bravo qui a sbarcarsi. Tre rigori, ma c'è veramente tre rigori contro. Andrea, sei in attacco adesso. C'è spazio per il cross.
No, 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 rimani su, lascia fare tutto agli altri. Premi L1. Mettiti centrale a sinistra. Premi L1. Sei attaccante adesso. Corri in attacco. Corri. Corri. Se non ci fossero domande. Sembra improbabile che le cose possano cambiare. Hanno sì. confermato anche oggi con dai, vai. No, vai. Ha perso una buona occasione. Aiuto, sei veramente, guarda, inguardabile. Arretra. Aiuto. Per ricevere palla. Devia la conclusione. Tira, il tiro c'era. Che ormai è un aiuto che come i capocannonieri, diciamo, di Serie A, che cercano di aumentare, no? Pallone che ha superato la linea laterale. Comunque questi erano scherzetti. Passaggio intercettato. Questi è abbastanza. Se lo dice Andrea. Ecco. È grave. No, Andrea, non andare in difesa, sei attaccante, torna di... Sei davanti, tranquillo. Vai avanti, corri. Devi fare la sponda. Prima perché poi ero partito. Ma Paolo gli frega la posizione. Frega il storia del titolo con gol decisivo di Andre, chi l'avrebbe mai detto? È grande che colui. Ma no, Andre, rimani là, rimani su alla Geco, rimani su e basta. Sì, uguale, i piedi sono uguali, tutto uguale. Il tiro della bandierina. Il cigno del Pakistan, più che di sé. Vai, è cross. Nuove tattiche. Occhio al tocco in mezzo. Attenta qui la difesa. Qui palla lunga. Sì. La mette sulla corsa del compagno. Aiuto, aiuto in mezzo. Aiuto in mezzo. No. Sì, aiuto in mezzo. Tira, fondo. Sì. No. Oh, porca miseria, andate a prendere quel portiere e portatemelo qua davanti. Gli mancavano quei 5 centimetri per arrivare a cemento. Esatto, ho preso la scala, mi sono messo sulla scala e ho fatto il colpo di testa. No, cioè, questa è un'ingiustizia. Vediamo comunque il pallone per lui. Mamma mia. Incredibile, che partita. Migliore in campo, chiaramente. Penso proprio di sì, migliore in campo. Io direi che come ragazza, tutti i campioni adesso deve usciamo deve che dire deve basta. Sì, come usciamo adesso, campioni. Usciamo che c'è da resichere dentro. E tu devi cambiare le maglie. E devo che bravo. Devo mettere la maglia primaria. Dobbiamo invitare in party, sì. Sì, ma c'è già forse, no, non l'ho invitato qui, non mi ricordo. Non so se è mio amico, quindi non posso invitarlo. Ma scusa, ce ne avevi fatto uno, perché ne hai fatto un altro? No, questo è per la live, sennò entra la gente, poi a caso, no, deve essere... Allora, io la potrei cambiare anche da qua la maglia, in teoria, no? No. Giusto? No, devo andare a cambiarla. Ok, va bene. La coppa. Lorenzo è rimasto a guardare la coppa. Dovrebbe andare, ma fa un'altra partita. Allora, modifichiamo le magliette. Personalizziamole. Allora. Personalizzazione. Seleziona la divisa predefinita della squadra. Ho messo quella rossa. A posto. Predefinita. No, vai. Rossa e nera. Rossa e nera. Allora, Andrea, come sono i colori? Rossi. Vabbè, dai, rossa e nera e scudettata. Ah, aspetta, devo mettere che cosa ancora più grave. Sì, però aspettate, dov'è l'esi? Allora, club, trasferimenti. Però manca. Mamma mia. Io non sono suo amico, quindi non posso. Ma invitarlo. Se con Alberto. L'ho invitato. Invitato? Pedro. In chat, Alberto. No, non lo vedo però in chat. No, perché non so se vuole usare l'account, questo account, però... No, c'ha stava confitta le sì. Cioè. Però è che con questo lui è nell'altro team, in un'altra squadra. Non so se... Se lui pensa che siamo con l'altro... Ha scritto, tempo di accendere, fate una partita. Però questo, beh, prima era. Ma acceso, già sa. Intanto mi metto qualche punto abilità. Ecco, Andre, mettiti qualche punto abilità.
Bravo Andre. Ah sì. Allora vai su dribbling e metti la foto del Puma. Metti cross, altro che. Lasciali mettere agilità, che mi ho visto un po' di lì. La foto del Puma. Allora, faccio. Quanti punti sono? Vai su dribbling. Sì. E metti la foto del Puma. Vedi che ce ne sono due, vai fino al secondo. Ok, fino al Puma. Ma il secondo quale? Quello. Allora, ci sono. Quello a sinistra. Quello a sinistra, c'è una bilancia, poi c'è. Esatto, quello lì. Ma la bilancia c'è già. E allora metti l'altro Puma. Quello giù, quello sotto, sempre a sinistra. Sì, quello sotto. La bicicletta la puoi mettere. La bicicletta quale sarebbe? È sempre bassa, dal Puma. Sì, il terzo sì, potrei metterlo. Allora metti la bicicletta. Almeno ti dà un po' più di reattività e agilità. Okay. C'è scritto archetipo lince, giusto? Non lo so, ho fatto i tre della sinistra, ho fatto. Va bene. Acquisite posizionamento in attacco. Marco, mettiti di visione su. Un aiuto che non sa nemmeno cosa fa. Come? Non ho capito, che devo mettere? O visione o accelerazione. Ho messo sì, perché un po' di accelerazione mi serve. Va bene. Ma Alberto, sappiamo qualcosa di Alesi? No. Io l'ho invitato in parte. Ok, vediamo. Intanto andiamo. Poi se andiamo, che io mo tra 10 minuti dovrei staccare. No, una partita con Alberto devi fare. Ho capito. Se viene, tocca. Sì, allora, potete venire in campo, eh. Andiamo in campo con. Vediamo se Yuto è diventato 81. Attenzione. Allora. Doppietta di. Cioè, io non oso immaginare coloro che si sono persi la doppietta di Yuto, ragazzi. Alesi, è entrato Alesi. Attenzione. Ma perché sto con 9? Mi lascio il posto. Anzi, sì, gli lascio il posto perché. Non so se c'ha. Ah no, Alberto è con l'altro account. Italesi. Come con l'altro account? Cioè, nel senso, cosa? Con l'account di. Sì, io so, ok, è uguale. Dell'altro club. Io mi sono lasciato a T, ma va bene, non importa, vero Paolo? Ah. C'è bisogno. Cosa? Ah. La T a centrocampo. Sì, praticamente devi fare tutto il lavoro difensivo, lo devi fare tu. Te Paolo mi aiuti, ok? Bravo. Sì, questo non fate. Non salite entrambi. Allora, ora faccio così. Facciamo un rombo, adesso vanno bene. Che in linea. Allora, bianco adesso. E nero, io vedo questo. Vediamo. E niente, sta divisa rossa e nera non si utilizza. No. Non si può usare, non possiamo. La Francia ha perso, attenzione. Va bene così. La divisa rossa non serve, in realtà l'ho messa ma non serve. Va bene. Finalmente riusciamo a giocare. Con quella stella che abbiamo sotto il pallone. Un saluto dal vostro è il primo trofeo. È Andrea che un aiuto che non si crede. Vedi che archetipo lince serve a qualcosa. Inizia per loro una nuova avventura. Sì. Addormentarsi. Comunque le linee qua del campo. Guarda la team difende bene. Sì, ma non guardare le righe del campo. Tieni tutta la squadra avversaria in gioco. Guarda la team qua difende. Guarda. Sì. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Ma chi è quello? Che è un po' che ha fischiato. Però continua. Ragazzi, come sempre, aiuto da solo. Aiuto da sempre da solo. Guardate come si.
Wow, attenzione, aiuto. Neymar, si allarga la Neymar. Rientra giustamente, si guarda in mezzo. Ma nessuno l'ha supportato, aiuto. Tutti hanno corso avanti, ma nessuno... No, ma quello ha capito. Cioè, tutti lontani 2 chilometri, mamma. Cioè, veramente. Vergognosi, veramente. Il calcio va proprio un sacco di... Oh, oh. Passò il pallone, spazza via. Ottimo. Regolare, aiuto, dove vai? Stavo tornando, che perdiamo palla di 3 secondi. Non ti ho visto. Ecco, aiuto. Vai. No, aiuto, dai. Stavo smancando. Vabbè, io l'ho là. Se questo non... Ma, aiuto, ma dai, ma che passaggio è? È un lore che non ha creduto alla progressione in velocità. Cioè. Ma aiuto. Malissimo, male. Neanche ma la doppietta della scorsa partita. Ma guardate che passaggi che fa. No look, c'ha cioè la Candreva proprio. Cioè. Cioè, neanche la doppietta della scorsa partita ha stemperato quest'aura di sfiducia nei confronti di Juto. Cioè, nonostante tutti i premi che hanno ricevuto al caseificio Cucciarello, niente. Per Juto doveva essere vinto. Ci siamo ritrovati tutti insieme a festeggiare al caseificio con mozzarella, formaggi, provole, niente. Vabbè. Bravo, aiuto. Giusto così, guardalo. Ah, peccato. Vado, Cristian. Può avanzare indisturbato. Aiuto, sveglia. Smaltisci questi bocconcini. Avanti e indietro, veramente, nemmeno in Zambia fanno. Mi gira, guarda dove aiuto, non riesco a trovarlo. Ma perché, cioè... Oh, non riesco a trovarlo. Allora, tu vedi in quel momento che tu hai la palla, o vedi la palla andare in una direzione, tu immaginati sulla sinistra un giocatore che va nella direzione della palla. Sì. Tu considera che a centrocampo non è che ci sono tanti passaggi, prendiamo la palla a sinistra. Attenzione. Lo so, però io mi aspetto che te sei largo, così io sto in difficoltà. Io sono largo, però... Ma lui fa il tornante alla Florenzi in questo momento. Comodamente controllato dal portiere. Non c'è voglia, cazzo, ha messa tutta un'altra parte. Il problema è proprio quello che faccio stornare. Va, aiuto! Aiuto copre molto il terzino. Guardate com'è diligente. Fa il quinto di centrocampo alla Jonathan. Mamma mia. Può essere l'azione del vantaggio questa. Ferma tutto. Pensa che questi due giocavano assieme? Pensa che livello. Questo filtrato può nascere qualcosa. Azione che sarà interessante. Però lì non puoi mangiarti tutto quello che ti do. Non è possibile, dai, Alessi. Non ha funzionato. Alessi, attenzione, perché potrebbe esserci già il primo esonero. Ha panciato Alessi. No, il problema è che ci costa un po' di soldi l'esonero, non possiamo. Porta soldi, quindi no. Poi guardate come capisce tutto, capisce proprio tutto al volo. Dope. Allora a rimorchio. Aiuto. Tira, cerchio. Il portiere non la blocca, palla Paolo ancora in gioco. Ruba al solito. Mamma Paolo, quale freddezza nel non servire i compagni. Attenzione, ruba la palla, ruba il gol. Cerchio, ok. Io pensavo avesse la palla a Andre, invece gli hai anche fregato il giocatore alla Ronaldo, che deve essere centrale. C'è il triangolo. Un piazzamento mediocre. Errore banale quello dei Lions che regalano il pallone. Capisce tutto e ferma l'azione. Aiuto. Corri. Sono un po' in difficoltà. Corre dei capelli. Legge bene. Sono i capelli bianchi. Li ha proprio persi. Cioè, proprio. Ma quell'archetipo Lince gli ha cambiato tutto. Sì, ecco. Non è più lo stesso. Non so, mi sento un po'. Non lo so, mi sento un po' stanco. Ottimo il tackle qui. Un po'. Guardate, aiuto com'è. Allora, guarda, fai una cosa. Rimani. Fai i movimenti che fa Alessi. Bravo. Sembra.
mette aiuto in mezzo. Che arriva. Eccolo, bravissimo. Questo. Palla respinta. Angolo, angolo. Chance da calcio d'angolo per cercare. Un portiere che para con lo sguardo, attenzione. Corner in aria. La allontana, ma non è finita. Dalla messa in primo faro, Lope. Smetta la minaccia. Capisce tutto, intercetta il passaggio. No. Aiuto, vai aiuto, vai aiuto. No, è pure non sarà fare il gioco. No, ma ci sarà un ma stoppato. Buono. Recupera la palla con un buon intervento. È veloce che... Oh, che mi dà ste palle. Ma io non lo so. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Boh. Vabbè. Attenzione, tifosi sudafricani. Kaiser Chiefs. Beh, un possesso palla... Insomma, così è così, eh. Ma dove giochiamo? Fuori casa? Perché mi sembra sì, troppo bello casa, per essere... Ti pare? Ma stati del genere, anzi, no. Quanti soldi ti costano? Niente, no. Cioè. Noi abbiamo le tribune, quelle con i nostri parenti e basta. Cioè. No, sì, come lo riempi questo? Cioè. Non bastano parenti. È un problema. Nonostante la doppietta della scorsa partita, poca... Squadra di nuovo in campo, giusto poco, per il poco tempo, servito. Prima frazione che si è chiusa sul risultato di parità. Io credo che ci sia bisogno di un cambio di allenatore assolutamente. Io non volevo dirlo. Ottima lettura difensiva. Va. Buono qui il lancio. Non leggono le sovrapposizioni. Boh. Lo schema è sempre uno, palla filtrante. Sì, palla in avanti, ma... Cioè, guarda, sei solo. Oh, vai. Ah, peccato. Ah, attenta il... Vado a saltare l'uomo. Sì, ma viene... Attenzione, è un ma già lui ha coraggio, invece voi la passate solamente avanti, lui punta l'uomo. Cerca di creare superiorità numerica. Attenzione, testata mortale. Aiuto, si fa rivedere di nuovo. Madonna. Pallone senza fallo. Un contro di Kimba. Sì, aiuto, la tua occasione. Sì. C'è spazio per il traversone. Eccolo. Non riesce a liberare su questo cross. E vedi cosa vuol dire passare, che poi si crea superiorità numerica. Cioè la migliore occasione che avete avuto in sta partita l'ha creata aiuto. Si è concretizzata. Volevo dirlo, hai letto tu, ma. Ma che cazzo? Ti rubo, oddio. Esplode. C'è spazio per la ripartenza. Ma dentro, a centrocampo c'è più che lotta di kickboxing. Senta diciamo, la profondità con questo tocco morbido. Ma che primo tiro segnano sti qua, eh. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Guarda lì che velo. Aiuto che dà una mano anche in difesa, si sacrifica per la squadra. Mettiamo il gol. Non hanno sentito la vocina. Ma chi è quella viola qua là vicino col codino? È Paolo. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale, una conclusione potente. Che fortunatamente non hai ancora visto il mio avatar, quindi immagino. La squadra di casa. Ciao Pedro, immagino. Come sottolineato anche dal dato sul possesso. Però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi la manovra prevedibile. Poi anche umile, cioè un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio, devono inventarsi qualcosa. Trassa al centro. Nulla da fare. Si sbrogna la situazione, guarda con quel stava a chiamare la palla, ma ha preso il passaggio. Sapeva già che l'avversario avrebbe sbagliato il gol. Sapeva già che il portiere stava senza il controllo. Ha sbagliato una situazione difficile. Mandate qualche mozzarella là dalla tribuna, così il portiere si sveglia. No, ha messo pressione all'attaccante avversario che non ha retto. Non ha retto la pressione. Vai. E ha sbagliato il gol, incredibile. Niente, praterie ci sono a sinistra. Praterie a sinistra. Palla nuovamente, cioè, nemmeno... neanche nell'Idaho degli studi. Nemmeno Candy Candy era successo. Ma come va? Vai, vola. Viene un calcio d'angolo, dimmi tu. Mamma mia, tutta velocità. Che robe.
qua Lope. Ah. E viene ancora snobbato dai compagni. Ancora mezzo. Criticato da mister, non si sa chi, perché non sappiamo ancora che. Chi è il mister? Io lo metterei un po' in discussione, sinceramente. Ammutinamento, ammutinamento. Vediamo cosa fa ora. Conclusione precisa, peccato. Precisa, che ha sperato la traversa. Ma se aspettavi ancora un secondo, ecco, aiuto. Stava arrivando. Stava arrivando modalità Teo Hernandez. È che la quarta o quinta volta che lo faccio. No, sbaglio di speranza. Poca. Non c'è un fiducia, non lo so. Non c'è fiducia in lui. Dicono che sbaglia in tempi dell'inserimento. Guardalo, ma in realtà poi. Guardalo. Vedi, parte giusto lui, vedi. Guardalo. Sì. Bello. Ale, scartati è colpa nostra, non ci mettiamo nel posto. Guarda. Ma poi poteva dribblare tutta la difesa, invece spinto da un moto di altruismo. Non ho trovato nessuno, nonostante il cross fosse comunque un bacio per Ugine. Un fratello rosso. Buono qui il lancio. Fallo. Oh. Non è fallo però. Pallone troppo prevedibile questo. Ma aveva già tirato. Non gli dasti palla. C'è la potenza, ma calda la mira, palla di poco fuori. Io ho tirato via tutta la difesa. Ho visto Alesi che si è girato verso Yuto e poi ha deciso di calciare la palla. Io direi di metterlo in panchina subito. Che grave. L'allenatore dovrebbe decidere, io non. Possesso palla interrotta. Fuori rosa subito perché allontanato. È un oltraggio. Guarda che passaggi, c'ha. Cioè. Cioè, hai Lope non segna neanche la porta vuota. Vabbè, dai, ma quello era impossibile. Pensavo manco che la pigliasse. Dai, era indietro. Cioè, perché lì serve schiacciare R3. Te la alzi e poi in semi rovesciata. Poi dopo faccio la trigonometria della derivata della funzione del tasto dell'aumento. Ora aiuto, non ci credo. Alesi ruba la fascia di Yuto. Yuto si accentra, ma nessuno. Costringe Yuto ad accentrarsi. Mamma mia, non è finita. Cioè, tra poco me ne vado fuori dal campo, veramente. Yuto che è sempre lì, che aspetta. Attenzione, qua sul personale. Botte. Prova la botta. Ho visto gomitate, schiaffi, capelli tirati. Ho visto che era una ragazza e sono andato dentro. A fine gara bisognerà fare i conti, però. A fine gara, riunione di spogliatoio alla Lloris Son. A fine gara, oddio. La punta centrale che si mette a scattare tutti in alto. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Non riesce a liberare, palla ancora buona. Ha cercato Yuto, l'ho vista io. Ha cercato Yuto, però non l'ha trovato. Si è girato proprio verso di lui. Ho visto un pallatino nostro che guarda bene il fisico qui. Dov'è Yuto? Aiuto che chiude qua la sua serata. Aveva cercato di allungare la squadra avversaria. Vabbè, ma tutto sommato tre gol. Quanti gol ha fatto? Due. Ha segnato 2 gol in più di Lopensky. Ho fatto 2 gol più di praticamente di anche di Alessi, non vorrei dire, una piccola polemica. Abbraccio. Tra me e il sottoscritto. Va bene. Salutiamo MVP della serata. Ci becchiamo in questi giorni. Assolutamente. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Un saluto dal Pakistan. Buonanotte. Usciamo. Allora usciamo. Sì. Io vado a baggare sulla fascia. Allora, io devo mettere 13 punti abilità, non so perché, ma... Oddio. Hai raggiunto il livello 10, probabilmente. Per appunto, ma... Era il 5. Allora, per buggare mi serve 96 di velocità, che ce l'ho, perfetto. Poi... Vediamo però un po'. Piede debole però non mi serve, lo posso togliere. E via.
velocità pochi mi può servire. Tiro ce l'ho. Passaggio. Torno subito. Un po' di visione mi serve. Un po' di visione. Già che ci sono, faccio una pausa anch'io. Entro dopo ora non posso. Ok. Aspetta, ma il coso quando mette 5 di debole per caso? Com'è? Ah no, ok. Quindi posso cambiare. No, l'archetipo dei. Ah, dei quello che dà i 5 di piede debole? No, ho 4, non mi ricordo. No, 5, ok, quindi posso cambiare i piedi allora, perfetto. Via. Qual è che era? Passaggi precisi era? No, era tipo cross preciso, mi sbaglio, del genere. Che quando fai, il cross ti omette 5 di. Ok, ok. Debole. Via. Con 96 di velocità, voglio vedere. Grazie. Molto bene. Con le mani, ciao ciao. Devo fare un ruolo. Un CC mi devo fare. È il CC direttamente? Mi devo fare un CC però vero, cioè nel senso CC proprio CC. Eccomi qua. Fallo 1,77. 1,70. Sì sì, ma infatti è sempre. O 1,77 o 1,79. Vabbè, più o meno le altezze quelle. Quelle sono. Allora, nomi di specialità, passare specialità. Allora, tiro dalla distanza, ma... Guarda, no, metti l'agilità, soprattutto. Allora... Volendo. Però nelle specialità che ci metto? Cross non mi servono. Driving esperto, metterò driving esperto. Puoi metterci... Primo controllo, no, non mi serve. Quello dei contrasti aerei. Non mi ricordo come si chiama. Terminale aereo? No, no, è tipo il simbolo del peso. Guarda un attimo. Scusate, ma c'è qualche malfamato che sta suonando il clacson sotto casa mia. Ah. Giusto per comparire. Sentito rumori strani. Per comparire in live. Vuole partecipare alla live. Allora. Esatto. Sicuramente sarà quella la motivazione. È chiaro, no? Ah, è forza fisica questa che dici te. Ah, comunque, sì. Alesi e Paolo uscite dal campo così quando entra Mark fa lui il capitano. No, non ti preoccupare. Passaggi vincente. Tanto ti la passo. Ah, ok, sì, hai anche ragione. Dribbling esperto, tiro a distanza. Vai, guarda, metti i contrast serie e tiri della distanza. Vai, sì, aggiudico. Vai. Poi mi devo mettere... Allora, mettiamoci. Allora, quindi abbiamo detto i tiri, ora non devo metterli. Allora, ecco i passaggi, però. Quanto c'ho? 86. Boh, 86 va bene, dai. Poi abbiamo detto. Ecco qua, un po' di agilità mi serve. Controllo palla, agilità. Un po' di mossa abilità non fanno mai male. Un po' di controllo palla. Ecco la reattività pure 88. Va bene, dai. Ok. Va bene. Allora, vediamo un po' chi siamo. Gara 1, oddio. Allora, vediamo. Allora, abbiamo Lorenzo a destra,
Ok. Quindi io metto qua col CC. Tengo. Sì. Allora, qualifiche vabbè, quant'altro, va bene. Ok. Allora, giusto, devo fare una cosa. Allora, devo fare una cosa interessante che potrei anche spoilerare in live, tanto non credo che abbiamo quante sì, abbiamo poca gente che sta seguendo, quindi spoileriamo? Tanto non c'è nessuno che ci segue, dai. Cosa? Impariamo le categorie sul forum per il nuovo torneo di Rocket League. Attenzione! Bam! Buttata lì proprio. Una botta. Piazzati Lorenzo, vai che così se parte. Allora. Quindi. Andiamo. Andiamo. Administrator. Allora. Quindi categoria. Allora, sabato. Rocket League. E mezza. Adesso ci mette comunque quella bianca, state a vedere. Guarda, se ci mette quella bianca, rido, Io no. Però io apro un po' la finestra, che qua sto crepando, Mi spiace per i rumori molesti che sentite. Però a quest'ora... Spero che a quest'ora non ce ne siano, ma non è stato così. Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Pierluigi Pardo pronto a raccontare le emozioni del match assieme a Lelia Dani. Gara che mette in palio punti pesanti per la salvezza, potrebbe arrivare già oggi la ripetica certezza. Gara che promette di non annoiarci tra Real e Mad Lads. Non è un match qualsiasi. Eh no, un successo darebbe loro l'aritmetica salvezza e ovviamente sarebbe importante tagliare questo traguardo già oggi. Per il club è fondamentale mantenere la categoria anche per la prossima stagione. Serviranno testa e gambe per raggiungere il risultato. A campo lungo la corsia. Vuole il secondo palo qui. No, Cristina era in concerto. Cavolo, che cazzo. Sembrava fuori gioco. Vorrei rivederlo. Occhio all'errore del portiere. Ha sfoderato una parata super qui per salvare la sua porta. Queste occasioni di solito si tramutano in gol, Pier. Stavolta però il portiere ha avuto la meglio. Ho storto. Nulla di fatto qui. Capito. Riconquistano il pallone. Queste cose non le devo fare. E ora la squadra senza aiuto. Dammi un attimo di vedere i suoi equilibri. Senza animo. Non c'è più. Tutti giocavano per. Anzi, no, nessuno giocava per aiuto. Però. Però comunque ora. Manca anche al pubblico, manca figura di aiuto. Duello tutto fisico per il possesso palla. Riesce a tenerle in gioco. Tenta la conclusione. Intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Sì, è difficile fargli male con questi tiri.
attenzione, occasione, palla ancora in gioco, pericolo, smette il pericolo. La perdono. Sale, palla al piede del Real. Occhio di partenza. Bella. Può valere un'intera stagione con questo risultato. Adesso c'entrerebbero la salvezza. Poi piano con i festeggiamenti, però intorno. Vietato staccare la spina. Le sorprese di questo tipo di partite a me, sono per lì, me non avete coinvolto. Scusate. Conclusione al volo che merita di essere. Partecipare anche io. Perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. La seconda volta mi ha fatto mezzo frego. Alza la parabola per sorprendere la difesa. Palla dentro, occhio. Non trattiene, attenzione. Risolve una situazione molto complicata. Guarda questi. Ruolo spesso bistrattato quello del portiere. Protagonista sul occhio Pier qui. Ma che stanno facendo? Vabbè. Guarda. Non ho visto, non ho capito. Era fondamentale. Una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Ma vincono tutti i loro rimpalli, incredibile. L'arbitro ferma tutto, c'è offside. Ha visto la bandierina alzata dell'assistente e ha interrotto subito l'azione. Grande chiamata. Avanza sulla tre quarti. Dai. Capisce tutto il portiere che spezza questa trama. Pallone riconquistato, possibilità. Palla cavolo, che esce, sarà fallo laterale. Diciamo tanto ad Andre, ma poi... Era una scivolata. No, non ti preoccupare. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Andiamo, andiamo. Vai, corri. Sì, sì, bravo, tira il gomitato. Vediamo cosa inventa ora. Cross al centro, allontana e fa respirare la difesa. Oddio, mica il pista. Spingi. Pallone che è uscito. La cattiveria, però. Mamma mia, botte da oggi. E... E la madò! Porca miseria! Oh mamma mia! Cosa stavo per vedere? Risultato che resta in bilico, potevano allungare e portarsi a più due se il palo non avesse fermato la conclusione a portiere battuto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. No, mi sono fermato per quale motivo? Ah. Si inserisce bene e recupera. Ah, ok, vabbè, allora fate. Pierazzi. Aldo. Attenzione, passa il difensore. E c'è un gol importante per spazzare via i fantasmi della retrocessione. Hai ragione, la gol dei rossoneri, attenzione. Di staccare la spina prima del tempo. 90 minuti durano le partite, lo sappiamo. E anche in più. Dei rossi. Match che riprende, hanno allungato i rossi sul 2-0. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Che cavolo, ieri è nata precisa. Recupera palla e interrompe l'azione. E dai, aggrediscilo. La calamita. Questo sei impaurito. No, lì. Tu ne hai guardarino, incredibile. Ingenuità e pallone regalato. Ah no. Eh no. No, non va bene. Laz che sbaglia e regalano il pallone. Ottima qui la giocata. Vai. Si beve il marcatore qui. Ottimo. Non so, quando ha preso la palla ha deciso che doveva non faceva più a correre. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Oh, bello. Adesso vanno a lo stacco. Il verdetto definitivo. È Luca Badoer. La regia Luca Badoer. Luca Badoer, ragazzi. Sfruttato la perfezione con questo colpo di testa vincente. Luca Badoer è bravo. Senso unico, davvero. Se parla da fermo
era fermo e quindi è riuscito bene. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Niente, scusate, sono stronzo, abbiate pazienza, scusate, può dire, queste parole in live. Solo un minuto di recupero. Un punto di licenza in meno, signor Bucco. Si può dire, lo so, un punto di licenza. Prosegue la frazione. Vabbè, dai. Ma Giancarlo Fisichello non c'era la squadra. bisogna mettere un po' di nomi qua, io ho fatto tutta la svetta, ma è... Roberto Meri. Serve mettersi lì, preparare tutti i nomi, è tosta. Alle riserve poi, perché insomma può capitare che debbano entrare in campo, magari cambiare il modulo, quindi entra, che ne so, un COC a caso e quindi c'è da averlo pronto. Poi cambieremo anche lo stadio, fatto. In ottava divisione cambiamo lo stadio. Pure. E beh, il presidente sgancia. Appena il presidente ci dà un po' di soldi, si rientra per sé. Lopez. Bravo qui a smarcarsi. Traversone in area. Non un granché questo rinvio. Di testa. Aspetta la minaccia. I cross tesi a me servono. O quelli che vanno alle spalle del difensore. Uno da lui. No, lo so, non lo dico. Pallone invitante. Efficace qui il tackle, possesso bomba. Palla recuperato. Ferma bene l'avversario, può ripartire. A bombazza. Butta la porta. Questo dove va? In porta, non l'ho fermato. Boh, e corre, non so. Giordano. Può mettere da lì. Gol. Ecco. No! Il portiere che evita il gol. Nannini, attenzione. Nannini si allunga. Corner in aria. Imprecando. Tiro respinto. È un Nannini che è il migliore di senza mani, allora. Sì. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Oh, calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Maguire. C'è il recupero del pallone. Copre male qui. Non solo lo sta guardando invece. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito. C'è l'allenatore che qua. Dopo il secondo tempo ci sta un attimino. Buono il tocco sulla corsa del compagno. No, scusate. Cross, non so cosa. Meno un punto di licenza per il cross. Ma sono CC, non dovevo neanche cross. Sono infilato, ma ho sbagliato. È questo. Ah, ora dopo l'esordio su FIFA di Andre, anzi ritorno, ci manca il ritorno in vista di Andre. Vabbè, su quello ma che cavolo la dai? Stiamo lavorando, anche su quello. Non siamo rientrati dagli spogliatori. La mette fuori. Vabbè, 3-0. C'è campo per andare, attenzione. Ci sta, dai, 3-0. Non è passato. Bisogna stare attenti. E lui perché te ma questo è fuori gioco, scusa, ma No, mi sa qualcosa un'altra squadra. Mi sa qualcosa un'altra squadra rossonera. Non andare fuori gioco. È buono, è no, buono. Non è un gioco. Vai, buono. Buono. Può effettuare. Eccolo. Dai! È bella. Che gol fantastico, ha trovato la rete con una volée spettacolare. Oddio. Ai ai. Che l'abbiamo ammazzato. È arrivato uno, so chi era. Ha preso una storia. Partita che sembra ormai in cassaforte. Sbaglia il passaggio, regala il pallone. Lo vede. Oh, mi sta scattando, mi sta. Che cazzo è successo? Prima si è bloccato e poi tutto insieme mi ha fatto 20 metri in un secondo. Crossa nel mezzo. Ha
l'azione che sfuma. Bello. Sicuro. Oh mamma. Ma che che cosa brutta. Io ho tirato, oh, non me l'ha, vabbè. No, ho tirato, non me l'ha preso, però ok, va bene. Suma dunque l'azione d'attacco. Che difesa. Mamma mia. E dai. A metri a disposizione. Hanno un'altra possibilità. Portiere. Brava, vabbè, dai. 4-1 possiamo concederglielo. Sì, dai, ci sta, dai. Il gol della bandiera. Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla. Adesso ne vanno 8, guarda. Ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Guarda come ti è andato dietro. Palla vagante adesso. Pepata. Meno male questi sì. No. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Ma guarda se l'ha ripreso, ma che cavolo. Non può sbagliare da lì. Meno male si è addormentato. Era una buona possibilità da ottima posizione. Buono il pallone recuperato. Prova a farla filtrare. Può metterla in mezzo. Occhio al cross sul secondo palo. Allontana il pallone, ottimo intervento. Va avanti nella sua azione. Occasione della bandierina. Tira sul primo. Ops. Occhio al cross in mezzo. Girata di testa che non ha inquadrato lo specchio. Tira dalla parte opposta. No, che teoricamente dovrebbe essere più facile segnare con me che con Badoer poi. Vabbè. Palla che spiove. Recupera e spazza via. Hanno la possibilità della ripartenza. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Ecco, c'è un Mark Lezioso. Questo è un pallone importante. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ma vedo che hai fatto scuola tra i difensori nostri. Ancora 3 minuti da giocare. E vabbè, pensate che palla. Passaggio intercettato. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Vabbè. Oh, che c'è? Oh, date di qualcosa. All'89esimo ancora ce n'ha per fare di questo. Risultato adesso sul 4-2. Guardalo, l'extra guarda. Time sarà di 2 minuti. E a fallo comunque. Se lo piglio lo tronco, ve lo dico. Senza problemi qui la difesa. Cristiano. Sembra piuttosto affaticato. Fischia 3 volte il direttore di gara. Un successo che permette di centrare aritmeticamente la salvezza. Molto bene. Dai. Andiamo avanti. Dai, almeno promozione. Salvezza per loro. Due vittorie sono già salvi. C'è incredibile. Pazzesco. Allora. Un gol e 3 assist, mamma mia. Perché vedo che ci siamo tutti e c'è... Ah, ecco.
pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Benvenuti al match di oggi che promette davvero grande spettacolo e che commenterò come sempre. Ma questo vola, Si gioca tra Real terra? E City. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in compagnia dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. C'è spazio. Qua. Prova il cross a testa alta. Beh, scusate, Davia. No, ma era anche fuori gioco, quindi l'ho lasciato. No. Se la cava. Vabbè. Lui ha capito. Vabbè, non che l'avrei presa, però. Occhio al pallone alto, possibilità. Questo non era fuori gioco, scusate. Tuffo nel portiere. No, la mette in mezzo, battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Può correre lungo la fascia. Corri aiuto, no. Può crossare. Può far che mina. Hanno cominciato alla grande. Attenzione. È fermo Frenzen. Questo reprende, una ripartenza così perfetta. Non poteva sbagliare da lì, aveva un gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Questi che cacchio stanno a fare? Buon recupero del pallone, possono ripartire. T'ho visto tutto quando gli ho detto le date, era poi ho visto che stavi fuori gioco, però ormai speravo me lo desse quello prima. Poi quando è andato a te ero già in là. In buona posizione, occasione e c'è il numero 2 micidiale per loro. Gol che possiamo rivedere in questo replay, scaturito da un efficace 1-2 con cui hanno aperto la difesa. Un gol facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Non è fuori gioco. Il difensore ha provato a rimettersi in gioco, ma senza successo. Dai, lo sa che è fuori gioco. L'arbitro sarà fuori gioco. Devo dire la verità, devi capire che quando io dico da palla ci metto 8 minuti. Quindi non è che. Sì, infatti, devo essere più parsimonioso io. È difficile il rapporto con il fuori gioco. Palla verticale interessante. Dice di no, tuffo prodigioso. Occhio al tocco in mezzo, azione che sfuma. Shinlin. Tiro murato. La mette in area. Finisce qui l'azione d'attacco. Recupera bene il pallone. Perché non l'ho passato? Sale palla al piede il Real e va in mezzo. Pallone buono questo. Bella. Non si fermano più. Eccolo il gol del più 3. La festa si avvicina. E qui ci vorrebbe un bel caffè. La poi messa con una botta dalla media distanza sopra. Che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ora conducono dai. Per 3 reti a andiamo 0. A prendere questa promozione. 20 minuti ne hanno già presi 3. Avanti, magari quittano, hanno un po' più di tempo. Azione interrotta. Ok. Ecco. Ho deciso. Magari quittano. Beh, 20 minuti hanno preso 3 gol, insomma. Beh, in effetti. La situazione stava anche dilagando, diciamo, è un po'. Sono 5 vittorie. Guarda che strisce di vittoria, mamma mia. Una vittoria e un pareggio, siamo in divisione 8. Pazzesco. Qui arrivano i primi soldi a casa adesso. Ah, io dove ero? No, qua ero. Ci sono versi alle sì. Lo sta le zio. Forse sta per entrare in party. Sì, è vero, l'ho detto. Ah,
Ando stavo. Eccolo. Via. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la prendere un'altra vittoria, va. Sulle tribune. Vi dà il benvenuto Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniela Dani. Gara che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della promozione, no. Hanno la possibilità di chiudere la pratica già oggi. Si gioca tra Real e Foxes. Hanno a disposizione il match point per chiudere già oggi il discorso promozione e giocare poi le restanti partite in grande tranquillità. Tutto ciò che serve è solo un punticino, guai però commettere l'errore di scendere in campo per il pareggio, troppo rischioso. Devono giocare per vincere, come hanno fatto nell'arco di tutta questa stagione. Aiuto. Pigliatelo, pigliatelo. Guarda il movimento in area. Attento qui il difensore che allontana. Cerca di bucarla per il compagno. Ah. Ha salvato la porta con questo intervento. Ma che palla che ha superato la linea di fondo, si ripartirà con una rimessa. Intervento efficace. A giocare 16 metri. No, da. È più forte di lui, non ce la fa. Oddio. Porta palla lateralmente. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Possibilità per i Foxes. Super il portiere sulla conclusione di poco fa. Terzino, ha mantenuto la propria porta inviolata, impedendo il possibile gol dell'1-0. Girata di testa che non ha inquadrato lo specchio. Adesso pallone largamente sul fondo. E il portiere, massima serenità, accompagnato dal Leone. Invece andavo completamente a caso. Benissimo. Sei fuori gioco, Paolo. In mezzo, può cercare il cross. Ecco. Pallonate in faccia. Pedate. Mohamed. C'è la ribattuta. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Questi stanno molto chiusi. Ma li apriamo. Come una cozza. Boom. Mohamed. Wow, travisso il pallo e dunque punizione. Perché io sto là? Perché io sto in là soprattutto. Brava la conclusione. Attenzione. Punizione cacciata bene, palla fuori di un soffio. Provato a sorprendere il portiere, non è andato molto lontano dal bersaglio. La mette sulla corsa del compagno. Era non una male. Buona idea, ma c'è la posizione. In, proprio regolare. Millimetrico questo era. Peccato non l'abbia letta bene e abbia anticipato l'inserimento, Pier. Minchia Cristiano. Sale la difesa, no! Scatta la trappola. Era bellissima. Se ne può andare adesso.
ha sfoderato una super parata per tenere il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno, aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima? La mette fuori su questo corner. Brutale. Rompe il gioco e assegna un buon calcio di punizione. È un gol che cambia risultato e classifica e che allontanerebbe l'obiettivo promozione. Non devono commettere l'errore di deprimersi. Possono ancora recuperare questa gara e garantirsi già oggi la promozione, altrimenti avranno comunque altre occasioni. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla nuovamente in possesso. Palla che è terminata sul fondo, si partirà con la rimessa. Pardon, fallo un po' di merda. Venga, venga. No. Ma perché devono parlare in massi passaggi? Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Sì. Prosegue qui dell'avanzata. Sì. Non concede nulla. Me lo contrastavano il cross, dovevo smentarmi qualcosa. Vai. Può far male da lì. Deviazione provvidenziale che evita un gol fatto. Tutto facile qui per il portiere. Occhio all'avanzata del Real. Mark. Pallone respinto. Ah, che cavolo. Oh, questo è fuori gioco, dai. Occhio all'avanzata. A metri per andare per il cross. C'è stata la deviazione, sarà corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. L'arbitro dice che il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Cristiano. Apprezzabile questo pallone. Deviazione determinante, era il posto giusto al momento giusto. Partono in contropiede. Fermo e offside. Meno frettolosi, perché queste occasioni non possiamo farle contro questi. Intervento lungo ma efficace per recuperare il pallone. No, capisce tutto e intercetta il passaggio. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Bel tentativo, pallone che non è uscito di punto. Potevano allungare qui e portarsi a più due e non ha nulla da rimproverarsi. Dai, ha fatto il massimo. Conclusione pregevole ma imprecisa che ha sfiorato la traversa. Lopez ha l'occasione per riaprire il tempo. No, rigore. Questo è rigore. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Dai, cerchiamo di mettere a posto le idee. Ripresa che ha avuto inizio in un match che si è messo sui binari giusti fin qui per i Foxes. Spazzano via il pallone. L'arbitro dà la norma del vantaggio.
L'arbitro non ha dubbi. No, fischia, ma la che cavolo, io non lo fa questo. Traversone sul secondo palo. Allontana, spazza il pallone. Ancia. Prova a venire avanti. Ma muoviti. Brutto disimpegno, attenzione. Hanno spezzato bene la trama qui. È in zona cross. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventurata. Intervento comodo per il portiere. No, è no. Palla che finisce fuori. Lopez. C'è la touche. Si riparte velocità, con la rimessa laterale. Occhio al traversone al centro. Sventa il pericolo. E lo ferma. Ah. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Lopez. Ma dai. Porta la palla ai Foxes. Ottima lettura difensiva. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Niente. Sono insuperabili qua. Oh, guarda. Pallone che viene intercettato. Viene avanti palla al piede. Ma che cazzo di intervento è questo? E questa è la reazione del pubblico. Ma io ho passato alla mancata concessione del penalty di poco fa. Hanno la possibilità della ripartenza. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Sbaglia e regala il pallone. A metri lungo l'out. Solleva la testa, c'è cross in area. Occhio, palla allontanata. Vediamo cosa fa ora. E c'è il tiro. Sventa bene questo tentativo il portiere. Portiere grande protagonista nell'occasione precedente. Sembrava battuto, ma è riuscito a salvarsi con una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Girata che è finita abbondantemente al lato con una buona copertura difensiva. Pierre, qua è stata decisiva la pressione del difensore. Come abbiamo visto, non ha potuto indirizzarla come avrebbe voluto. Occhio all'avanzata del Real. La sventagliata a cambiare gioco. Palla che spiove. Eh sì, arrivasse al portiere. Poteva pari qui, ma doveva prendere la porta da lì. Non si possono fallire certe occasioni. Quello molto fisico per il possesso di palla. Gran palla. Crossa verso il centro. Mira. Mamma mia! C'è mancato poco. Porca miseria. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. No, ma in tre il fuori gioco. Sono stati bravi a... sì. Ci hanno proprio fregato la grande. Ha rischiato, eh. Occhio al traversone. Bravo qui nell'interrompere tutto. Oh, può mettere da lì. Che riflesso del portiere che salta. Dai. Pardon. Questa parata vale quanto gol. Occhio al cross in mezzo. Momento di sbandamento. L'intervento del difensore. Azione che sfuma qui, poteva essere pericolosa.
allontanano il pericolo. Il Cardoso le prende tutte. Sono sotto di uno, il cronometro continua. Ma io ho dato tutta la potenza, ma che fa? L'ho preso, l'ho preso. No, per quel fallo. Ma che era quella cosa? Un punto per centrarla. Vabbè, direi che dovevamo perdere. Aveva tirato un calcio al giocatore, ma non voleva. Erano forti, ma dovevano perderla. Porta la palla ai Foxes. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Comunque contropiede. No, sei fuori gioco giallo. Ultimo disperato assalto, tira, nel tentativo di pareggiare. Grande uno con dai! Senga! Vai! Grande! Mamma mia, 85esimo e 46. Trascinare credendo che sia già Piera. Dopo la dormita. Rivediamo meglio l'azione del gol. Si sveglia Piera. La notte dentro. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. A questo punto vinciamo anche, no? Si getta il calcio a caccia del gol vittoria. No, il portiere va dall'hanno fatto uscire. Fallo laterale. Questi completamente soffusi, soffusi. Contrasto pulito, pallone in out. Soffusi, soffusi. No. Vai qua. Lopez, palla messa dentro. Allontana. Un pochetto più forte. Ok. Pare affaticato minalo. Adesso. L'arbitro concede bravo. Due minuti è di buono, recupero. È buono, è buono. No, cazzarola. Inizia a non prenderlo. Non andare in fuori gioco, vai, vai, buono, buono, buono. O vai? Lo vede? Ok, vai, c'è l'anno. Tutti in the box, tutti in the box. Occhio al corner. Mamma mia! No. Dove sto io? Si aprono per loro le porte della divisione superiore. Mamma mia. Il valore delle avversarie. Dai, direi che può bastare, dai. Intanto Lele, chiaro, Pier, sapevano di giocarsi molto per il futuro, non hanno fallito l'appuntamento. La squadra mi era apparsa concentrata, una certa. Attenta a non concedere spazi già dai primi minuti. Va bene. Il tecnico intanto la live la stacco e buonanotte e ci aggiorneremo. E buonanotte. Ci aggiorneremo per la prossima, diciamo, serata. Dai. Via. Stoppe. Allora.